quello che state ascoltando è Fumble. Fumble. A me mancano però almeno 20. Ce la fai a fare 20 minuti di annunci che devo sistemare le carte? Ah, vabbè, c'è il riassunto. Il riassunto lo farà Gianni, che l'ha tirato fuori. Puoi ripetere anche per 20 minuti: dateci i vostri soldi, dateci i vostri soldi, dateci i vostri soldi. Posso dire quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it, dove oggi trovate anche la puntata nuova di Com'è quel gioco, in cui abbiamo giocato a Betray, a Let Baldur's Gate, che quindi rimane sempre in tema giochi di ruolo. Siamo sempre noi quattro, quindi se non vi basta stasera andate a vedere un'altra puntata di noi che giochiamo con paladini, chierici e minotauri. Soprattutto minotauri. Com'è quel gioco è uno dei podcast prodotti da QWERTY insieme a Fumble. E che podcast? C'è tutti. Fumble, ovviamente, c'è SideQuest, che è il nostro spin-off ufficiale condotto dal buon Claudio Pustorino, che in questo momento si sta facendo il suo podcast e non viene più a Fumble, per quello che non lo sentite più. Hanno fatto più. L'altro giorno, se seguite la pagina di Facebook di Fumble, hanno fatto il loro primo live. Hanno fatto l'unboxing del microfono che abbiamo potuto comprare con i soldi che ci avete regalato con le vostre donazioni. Quindi, molto se bello. Volete altri video come quelli, o semplicemente volete essere delle buone persone, andate su QWERTY.it o su FumbleGDR.it, fate una donazione, diventate soci di QWERTY, andate nella nostra wishlist a comprare qualcosa, come hanno fatto alcuni dei nostri fan. Vi ricordate Assalto Imperiale, che abbiamo fatto vedere settimana scorsa e a cui ancora non abbiamo avuto modo di giocare seriamente, ma faremo una puntata di Com'è quel gioco presto, un po' come la velocità smodata. Presto. Quando il prima sarà adesso? Presto. E se avete già donato, se non avete voglia di donare perché non siete sicuri ancora di quanto bene ci volete, potete comunque fare qualcosa per noi andando a lasciare delle recensioni su iTunes a 5 stelle del caos o a 5 assaltatori imperiali se siete più da giochi da tavolo. Potete andare a condividere il video e i podcast su Facebook, su Twitter, su WhatsApp, se volete condividerli su WhatsApp ben venga anche quello. Le recensioni, se le lasciate, non solo ci fanno piacere da leggere, ma ci aiutano a scalare le vette della classifica dei podcast più scaricati di iTunes, in cui stiamo spopolando e schiacciando Fabio Volo, almeno in alcune categorie. Almeno quello. Ragazzi, veramente, disarmati. Se Fabio Volo vuole sponsorizzarci, a noi va bene. Sì, sì, noi appiattiamo tutte le nostre dispute. Gli diamo valore aggiunto, siamo sopra. Così non è il modo migliore per vendere una sponsorizzazione. Ciao Fabio, ci stai ascoltando? Sì, sicuramente. Oh, non si sa mai. È vero. Internet. Il gioco di ruolo è così diffuso che potrebbe essere all'ascolto anche qualcuno di cui non siamo. Te l'aspettavi che Vin Diesel fosse un giocatore? Che Deborah Ann Wolf, quella di True Blood, fosse una DM? No, questa no. Mi aspettavo pure brava. Mi aspettavo di più lei di Vin Diesel. Anche Sam di Game of Thrones. Oh sì, vabbè, quello era un po' più facile. Sì. Il 17 febbraio, se siete a Milano, c'è un evento della Need Games alla WESM, come sempre. C'è Jon Snow. C'è anche Jon Snow, probabilmente. Ma alla NeedCon ci sarò anch'io con Fumble a far provare Gattai e Clotos. Quindi se siete da queste parti, venite. Due giochini, soprattutto Clotos. Non ci ho mai giocato. Però te ne hanno parlato. Me ne hanno parlato bene. Ma ho detto solo che chi l'ha creato è un po' così, però. Vabbè, è lì purtroppo. che cosa ci possiamo fare? Il gioco è molto bello, il creatore, purtroppo. Non ci possiamo fare nulla. Ma dato che prima Gianni ha tirato fuori facciamo il riassunto. Sì, vado. Allora, eravamo al cimitero. Eravamo quattro amici a Schmatzplatz che volevano cambiare il mondo con un'elfa completamente in coma sulle spalle. Abbiamo deciso di splittarci, quindi di dividerci. Vorrei far notare solo una cosa, che probabilmente capisce solo Claudio, ma alcuni di voi che hanno avuto questi master. Noi uno dei master che abbiamo, in una cosa del genere avremmo dovuto probabilmente dibattere 5 minuti se lei dovesse prendere i pix o no. Ah. Nel nostro caso no, non ma io non do PX, quindi è facile. Perché è stata neanche un NPC, è stato un oggetto d'arredamento.
soprattutto nell'ultima puntata. Nell'ultima puntata non ha fatto assolutamente. È stata un tappeto trasportato. Esatto. No, poi ha camminato. Aspetta. Perché dopo c'è la tua geniale cura contro il coma. Ha trasformato un oggetto inanimato in persona viva. Esatto. Sì. Uh-huh. Allora succede questo: che noi ci dividiamo. Partendo da Barin. Barin segue le tracce alla ricerca di Olaf. Uh-huh. Nel frattempo Alarico rimane a riflettere sulle lapidi e parla con il suo avambraccio. Cutaglion invece va verso la città portandosi in spalla l'Elfa, convinto di poter arrivare alla torre di Shulman e di scaricargliela lì in modo che fosse al sicuro. In realtà, quando arriva a un chilometrino scarso dalla città, sente canto dei cannoni. Esatto, il canto dei cannoni. E vede che la città è sotto assedio da parte di Pelle Verde. Allora Cutaglion gira le terga, torna al cimitero dove riacchiappa Alarico e nel frattempo trova Barin che sotto un cappello in mezzo alla foresta trova una mano. Questa mano probabilmente, esatto, esattamente, vicino alla mano e vicino al cappello trova anche dei fori di proiettile sui tronchi. Non fa in tempo a cercare di capire che cosa succede, che arriva un orco e cerca di decapitarlo con un'ascia, ma lo manca da fermo. E tra l'altro, visto che è riassunto, in questo momento c'è un flashback di quando lui spara e si vede che punta verso Aegon o chiunque sia il necromante, spara e si creano dei fori sugli alberi dietro. Esatto. Perché, come tutti sanno, Olaf è il tiratore scelto per eccellenza. È uno stormtrooper, va bene? Oh, adesso ve lo posso dire. Infatti Olaf diceva, l'ho colpito, ma se colpi possiamo andare. L'ho colpito. Il suo sangue è come la linfa di un albero. Esatto. Oppure potrebbe essere come in quel fantastico film di cui non ricordo il titolo, schifosissimo, dove facevano girare i proiettili dandogli delle schicchere. Ah, mi ricordo che era una gita d'assassini. Wanted, grandissimo. Preso da un bellissimo fumetto, orribile film. Però, scusate, poi continuiamo col gioco. Posso dire solo di Wanted, ha una delle gif migliori che sono mai esistite nel mondo delle GIF, di quando gli dà il colpo con la tastiera e i tasti e i denti scrivono fuck you. Ah, vabbè. E cioè, penso sia stata una delle prime GIF fatte da un film. È una cazzata, ma penso così e voglio crederlo. Va bene. Come si chiama? Colluttazione con orco e due caccole, letteralmente. Vinta praticamente quasi da solo da Barin, perché Alarico e Cutaglion cercano di entrare nel combattimento ma le mancano tutte in maniera proprio agghiacciante. Colpo di fortuna, ha detto. Esattamente, però. Quindi sistemato questo, grande difficoltà per tirare Olaf fuori dalla terra, ma alla fine ci si riesce vivo. Alarico lo rianima in un gesto di magna clemenza. Dopodiché, il magno brivido di Olaf, si torna veloci verso la città. Siccome l'elfa è pesante da portarsi in spalla, a un certo punto Alarico elabora un'intelligentissima cura. Cioè ha fatto mica il corso di pronto soccorso al tempio, esatto, di Mor per niente. Cerca di fulminarla con la pietra, con il fulcro della pietra, quindi la pietruzza più importante, quella che era incastonata nella vecchia, e praticamente gliela fissa al cranio, fondendola con la pelle grazie al fulmine. Cioè, non volutamente, per il risultato, no, certo, è che l'elfa si sveglia, naturalmente non è più in sé e cerca di puntare verso sud, dove naturalmente noi sappiamo esserci il portale. A quel punto il buon Barin è costretto a sedarla con tutta la chimica di cui dispone. Arrivati alle porte della città, si sceglie di entrare dalle fogne, ovviamente, e lì si trova uno stuolo di morti, probabilmente fatti da Aegon, che culminano a bordo sotterraneo della torre. Torre che presumibilmente è stata distrutta, perché abbiamo sentito grandissimi fragori. Nel marasma delle cannonate, a quel punto si decide di far saltare anche il muro, quindi Alarico scaglia una cometa di Sigmar dritto contro il muro, no? Perché cosa c'è di meglio se non far esplodere un muro? Già non avete dato fuoco a nessuna taverna, e esatto. E a quel punto si entra nel seminterrato della torre e troviamo una scatola nera di metallo che Olaf riesce ad aprire con i poteri dei cacciatori di streghe, all'interno della quale troviamo Shulman, che in realtà era un mago della luce sotto copertura in incognito per cercare di non essere ucciso, che è stato ucciso nell'oscurità più totale. Ha funzionato bene. Sì, però comunque era un mago della luce
che si è nascosto da qualcosa successo anni e anni prima. Sì, ce l'ha fatta fino a un certo punto. Non è che si è nascosto perché stavano ammazzando gli altri maghi. Sì, perché forse. No, no, era una cosa pregressa. Era una cosa pregressa. Se n'era andato in passato. Cioè, noi non avevamo il minimo indizio per capire, esatto, una cosa per capire del una cosa. E lì Olaf ha dimostrato che al tocco riesce a farle le cose, a colpire le cose. Esatto. E solo a distanza che è. A distanza. Senza pistola. Cioè, oltre anche 30 centimetri. Anche perché si è presentato come mago del cielo, blu, non me lo ricordo. Celeste, sì. Esatto. Governava i fulmini, non ti viene da pensare sia un mago della luce. Esatto. Avete mai visto fare una magia? No, no, ma abbiamo visto fare una trappola magica con i fulmini. Ma perché le pietre fanno i fulmini? Ma che insomma, io sono un nerd. Questo è quanto. Noi adesso siamo lì davanti alla scatoletta in allegria a cercare di pensare che cacchio fare. E mentre con l'elfa in coma, io ho provato a fargli l'estrema unzione e non c'era la sua anima. Esattamente. Non c'è. Esatto. E mentre siete lì a cercare di pensare a quale possa essere la prossima mossa e se ce ne sia una intelligente da fare, sentite di nuovo il canto dei cannoni da sopra. Vi aspettate di sentire una nuova vibrazione del terreno che faccia crollare altri pezzi di calcinaccio, dato che il cannone prima era puntato sopra di voi praticamente. Avete sentito crollare pezzi di palazzo sopra di voi e non sentite nessun crollo. Anzi, sentite che la cannonata sta andando nella direzione opposta dove siete voi. Quindi parte da dove siamo noi e va verso fuori? Verso fuori. Sentite anche che le urla che sentivate in strada di gente che urlava, orchi che si divertivano a massacrare poveri passanti, fiamme, le fiamme rimangono, ma le urla degli esseri umani smettono. E le urla degli orchi iniziano a essere non più di divertimento, ma di rabbia, frustrazione e minaccia. Non riuscite bene a capire che cosa stiano dicendo perché siete sottoterra con le fiamme fuori. Credo che ma purtroppo tono... gli orchi abbiano vinto, abbiano conquistato anche la torre e stiano sparando ai pochi sopravvissuti. Per avere un'idea più chiara dovremmo uscire fuori. Eh sì. Le voci stanno cambiando, ma non sappiamo più. Dobbiamo vedere se riusciamo a trovare Egon. Solo fermare lui dopo che ci ha ingannato, e non possiamo permetterlo. E dopo che ha fatto, era simpatico, guarda questo povero uomo senza anima. E gli accarezzo la fronte. Anche se ora è solo un pezzo di carne inutile. La superficie. Non c'è il corpo. No, l'ha aperta. Vero. C'è il corpo. Ah, l'ha aperta. E devo uscire? Sì. Scusate. C'è. Se no come facevamo a sapere che era lui? Hai ragione con te. Olaf, tu sei stato l'ultimo a vedere Egon. Che aspetto aveva questa volta? Lo stesso che ci si potrebbe aspettare da una persona orribile quanto un necromante. Così è emaciato. Molto, molto emaciato. Si una dice... tunica con delle rune incise con osso... o qualcosa del genere. Si dice che alcuni necromanti siano così terribili da deviare anche i proiettili. È il suo caso. Posso confermare questo. Vabbè. Ad ogni modo sarà facile riconoscerlo. Ok. Non ha buchi nella tunica. Così non approdiamo molto però. Proprio per niente. No, perché non l'avrebbe viso, gliel'avrebbe detto per farlo incazzare, ma l'avrebbe... Beh, andiamo di sopra e cerchiamo una soluzione a tutto questo. Rifacciamo il giro. Una soluzione? Rifacciamo il giro, tentiamo di essere carbonizzati. Perché da dove vuoi passare, scusa? No, perché sopra è tutto in fiamme, quindi dobbiamo rifare il giro. Beh, la torre non credo. E rientrare in città. Credete che riusciremo a trovare lo scantinato dove... Vi ricordate dov'era? Quello con la pietra. Quello. È qua. Non proprio esattamente questo, qua, ma esattamente è qua. Questo era? Sì. Guarda, c'è la pietra? No. Potrebbe esserci un altro problema, compagni. E ci è arrivato solo adesso. Non era. Io sapevo che l'avevano rubata la pietra. Alrico, quale epifania hai avuto in questo momento? Sei sempre il più sveglio. Ah. Senti quanto. Grazie. Allora, se non erro, mm-hmm. Il sistema fognario di una città murata
dovrebbe collegare alle mura in qualche modo. Risalendo attraverso le mura. Perché? Perché le mura erano un sistema chiuso, quindi ci sono molte latrine sulle mura? Sì. Alle torri di guardia, sì. Le usano come armi? Non lo Davano so, fuori... però da ingegneria, da nano, ti dico che... risparmiare sull'olio, interessante. Hai uno strano concetto di olio e merda, però va bene. Intendevo dire, potremmo ritrovare un posto per risalire sulle mura da lì. Perché no? Risalendo perché dobbiamo andare sulle mura, dobbiamo esplorare la torre. Trovare Rigon, schiacciarlo con la nostra grandezza. Enrico, c'è un incendio sopra. C'è una banda di orchi e un incendio e un cannone che sta sparando. La torre non l'abbiamo vista in fiamme. Basta che tendi l'orecchio. Potrebbe essere qualcuno che fa... Allora, facciamo una cosa, vai tu a vedere. Esatto. Poi se ci sono le fiamme ci avvisi. Ok. Se prendi fuoco torna correndo. Almeno ci illumina la strada verso... C'è un... C'era una scala, c'era una botola chiusa, vi ricordate che c'era una botola anche prima per scendere? Vado alla botola? Fai una prova di forza. No, prima di sollevarla, appoggio lievemente la mano, questa cosa è calda. Quanto calda? Calda. Ce la tengo la mano. Ok, allora provo a alzarla. No, è uno che sta facendo così con la... C'è Ral sopra! Difficoltà? Esatto, finalmente l'hanno dimesso. Difficoltà? Difficoltà 4. Per alzare una botola è incastrata bene. È caduto un drago sopra? No, si è dilatata col calore. No, è caduto un pezzo di torre sopra però. Le coglioni. Non si muove di un millimetro e senti che sta diventando mano a mano un po' più calda. Potrebbe essere scoppiato un incendio poco fa. Terzo lombare. Torno giù. Credo che poco fa sia... Sì, e di là ci sono l'incendio. Di là ci sono le mura, andiamo. Ma Igor non è sulle mura. Ma non è che dobbiamo vedere Igor faccia a faccia. Scusate ragazzi, adesso io capisco che questo è il nostro ambiente di lezione, le fogne proprio ci entusiasmano, però beh, è qui che abbiamo avuto i risultati migliori del nostro gruppo. Sì, è qui che sempre nelle fogne. È qui che Mor ci ha portato finché siamo nelle fogne. Il suo sguardo non può arrivare fino a qui. Sì, però... Ma non vede sotto il pavimento, Mor. No, è che non gli piacciono le fogne. Possiamo uscire? Beh, sì! Io voto per uscire. Per va bene motivo? Andare verso le mura? Per andarcene? No. Innanzitutto per vedere cosa diavolo sta succedendo in città. Esatto. Vedere ci sono se la pietra grade. È ancora in città. Nel corridoio non c'è bisogno di andare sulle mura. Ma dalle grate non vedremo che cosa sta succedendo. Vedremo se qualcosa passa sopra le grate. Non riusciamo a forzarne se una. Se tu vuoi fare una panoramica e quindi guardi uscire. Dall'alto. Ma non dal basso. Dalle mura. Le mura sono fuori. No, le mura sono al confine della città. Ma sono appunto. In alto, quindi puoi guardare. Ma la torre è in mezzo. Allora dico, non sono 20 metri di città. Vuoi uscire in mezzo alla città preda degli orchi? Fai pure. Io prendo la strada di là e vado sulle mura. Mi sembra la cosa più sensata. Sembra una cosa più codarda, ma va bene. Sì, chiamate, sia la ma quanto è grande la grata, scusate per questa. Ce n'erano un sacco poi. Sì, ce n'erano un po', ce n'erano è la bocchetta, è una bocchetta, per lo sì. Della... Ah, ok, quindi chi ci passa? Ah, lui! No, tu probabilmente... Ah, non è, non so, io pensavo fossero tipo le grate, quelle che abbiamo noi ma sul... No, sono mica i tombini di tartarughe ninja. Non tombini, le grate, quelle invece che sì, abbiamo... Quelle del tipo dei parcheggi. Che no, sono no, sì, no, esatto. No, sono delle piccole grate per far scolare l'acqua senza che la gente ci cada dentro. Mentre torniamo indietro guardo se ce n'è uno abbastanza grande, se c'è per noi rachitici abbandonate Olaf e Baren di sotto e uscite voi due. Ottimo, no, se ce n'è uno abbastanza grande per tutti. No, quelli abbastanza più... grande per tutti sicuramente no, per voi due probabilmente sì, quelli più robusti forse. Di costituzione del gruppo. Li seguo un po' scocciato, ma li seguo perché ci stiamo allontanando da Igor e dal fulcro. Non lo sai perché non sai dove per me sì. Fulcro ma per me è nella torre il fulcro è qua. Cioè io immagino Igor che riunisce tutte le pietre e deve far tirare la testata all'elfo per attivare il rituale. No, vabbè, è un elfo. Almeno adesso è in movimento, se l'elfa prende e tira dritta Igor ce deve raggiungerla che... Su quando si riprenderà. Non è un nascondiglio fermo, è dinamico. Ah certo, benissimo. Adesso quando saliamo su voglio vedere, no, non daremo nell'occhio. In mezzo alla strada poi. Appunto. Oh boh, andiamo. Tornate un po' indietro verso le mura, riseguendo sì. La strada che praticamente avete fatto e
quasi alla fine, un po' prima di quella caterva di cadaveri che avete trovato all'ingresso, vedete che c'è anche effettivamente un cunicolo che va verso l'alto, un pozzo. Mm-hmm. Con scala? No, perché essendo il pozzo di una latrina, perché avrebbero dovuto metterci una scala? Se vabbè, se la vuoi fare così, ok. Fantastico. Io intendevo una scala, non una latrina, però vabbè. Bene. Io cerco qua c'è se... il pozzo che butta di sotto. Io cerco se c'è una scala nei paraggi. Anch'io! Che faccia salire. Fate una prova di observation. Dato che è stata costruita avendo in mente di resistere il più possibile a un'invasione, hanno cercato di limitare il più possibile di entrare dalle fogne. Giustamente. Vabbè, giusto. Observation. La difficoltà è 3. Non è impossibile che ci sia da qualche parte nelle vicinanze una scala. Che cazzo, spero di sì. Allora, 1, 2. Era 1. 3. Via. Allora, via. Cometa di Sigmar e vantaggio. Sì, trovate un ingresso. Ti rendi conto? Lo trovi tu più che altro perché sei abituato a cercare i passaggi lasciati apposta da chi traffica fuori e dentro da una città illegalmente. Mm-hmm. Questo è infatti nascosto e una persona che non fa caso a certi indizi lasciati apposta sui muri difficilmente l'avrebbe notata. Però spostando praticamente un paio di pannelli più o meno attaccati al muro, dipinti in modo da sembrare muro a un occhio che passa velocemente, c'è una scala. Mm. È una scala che è stata scavata nella roccia da qualcuno molto grezzamente. Okay. Non è stata progettata per essere lì. Okay. Però qualcuno l'ha fatto. Ce l'ha messa. E di sopra vedi che c'è una piccola botola di legno. Ragazzi, qui c'è un passaggio. Aspettate. Andiamo, andiamo. Mi avvicino alla botola. Poggio la mano. Questa non è calda. Tengo la mano un paio di minuti. Continua a non essere calda. Scendo. Non è in fiamme. Nel frattempo sentite altre cannonate che partono verso l'esterno. E vi sembra di sentire anche altre voci. Una grande quantità di voci. Urla... Come un esercito, un piccolo esercito, ma non orchi, okay. Non orchi. Magari tutte quelle fiamme è compagno Ral che è venuto fino a qui seguendo il falò di Mor. Sì, sì, io tanto salgo le scale. Può darsi. Guardo la testa alla mancanza di fede di Baril mentre saliamo. Questo vuol dire che non lo curerò. Mi sto convertendo Olaf. Io appoggio l'elfa accanto all'ultimo gradino e poi provo ad aprire la botola. La botola è chiusa, ma in genere queste botole, se sai come aprirle, possono essere aperte. Quindi fammi una prova di scaldaggeri, tu okay. Che sei un contrabbandiere. Traducendola in italiano? Furfanteria. Furfanteria. Maramaldeggiamento. Maramaldeggiamento mi piace. Difficoltà? O maramaldestramento. Maramaldeggiamento. Sono tre fallimenti. Con due successi. Con due successi, quindi un fallimento, due vantaggi. E ritardo. E ritardo. Sì, perché ti metti un po' lì a cercare di aprire. In genere è abbastanza facile aprire queste serrature. Ti rendi conto che però c'è qualcos'altro che sta bloccando la botola. La serratura dovrebbe essere aperta, ma la botola non si sta aprendo. Barin, qua mi sa che pane tuo. Arrivo. Non mi dà un occhio, va. Ma è una botola, i nani non mangiano il legno. Come no? No, lui sai che faccio denti a castore. Per Pintus, no, deve essere di famiglia, rosicchia bene. Due successi. Facendo un po' leva con alcuni degli attrezzi che ti porti dietro, riesci ad aprire la botola e ti rendi conto che quello che c'era che chiudeva la botola erano un paio di persone che sono morte sopra la botola. Attrezzo giusto e un piede di porco. C'è anima? Sì. Andate a mor.
pezzi di carne inutili. Vi trovate in una piccola stanzetta. È il tipico magazzino di passaggio per i contrabbandieri. Come sono morti? Sgozzati. Infatti la porta del magazzino è sfondata dall'esterno verso l'interno dove state voi. Vedete che ci sono segni di colluttazione in giro e che questi sono stati sgozzati. La stanza è una piccola stanzetta e vedete che è proprio solo un edificio grosso quanto questa stanza che serve da ripostiglio per entrare e uscire dalla città senza farsi vedere. Posso provare a capire se sono state armi pelle verde o magari coltelli raffinati delle guardie imperiali? Hai una prova di medicina. Medicina, int, medisti, first aid, no? Sarebbe. Sì, first aid. Ah. O education. È uguale. Quello che preferisci dei due. La difficoltà è uno, perché in realtà... Ha più senso first aid. Due vantaggi. Allora, sicuramente non sono state armi elfiche, perché è un taglio un po' più grezzo. Però non è nemmeno proprio uno squarcio incredibile da dire. È stata una sega quindi alla fine potrebbe essere o un'arma umana rovinata o un'arma più decente di pelle verde. Cioè potrebbero anche essere morti tra contrabbandieri, un litigio è andato male. Bene. Data la situazione fuori è poco probabile. Cosa vedi però? Cosa vedono da fuori i tuoi occhi da elfo, Talion? Quello che vedono i tuoi. Non ce l'ho. Sbirciando fuori dalla porta dell'edificio, vedi che un terzo della città ormai è in fiamme. Ed è in fiamme più o meno la parte, partendo dalla piazza del mercato, la parte che va verso sud-ovest, un pochino. Vedi anche i cannoni a sud dalla porta da cui eravate entrati anche voi, che stanno sparando verso l'esterno. Non ci sono più pelle verde nelle strade intorno a voi, e senti che sono tutti ammassati in fondo da quella parte. Ok, quindi un contrattacco, sembrerebbe. Il problema è che chi sta usando i due cannoni che sono in cima alla torre è abbastanza bravo da riuscire a tenere a bada, almeno per ora, l'esercito. Quindi sono i cattivi che stanno usando i cannoni. È probabile. Ragazzi. I suoi cannoni in cui lui aveva messo un punto debole. Sì. Certo. Io lo volevo dire io da 20 minuti, ma lui non sa che ho recuperato la memoria, quindi... Ragazzi, c'è un problema tecnico. Pensavo Roberto, me lo volessi dire. Obiettivamente non possiamo fare nessuna azione di forza portandoci a spalla questa signora. Quindi chi di voi due abili maestri la opera in questo momento e rimuove chirurgicamente? Ci penso io. Auguri. Non mi sembra una buona idea. Cioè, vuoi fare un intervento chirurgico ora? Forse è il caso che io resti con lei. Dato che no, sono... No, è semplice, prendo il cucchiaio e io lo sbatto in testa cercando di strappare la pietra. Lo posso fermare al volo. Fate una prova di agilità, chi fa più successi senza difficoltà agisce per primo. Un'iniziativa? Un'iniziativa, sì, un'iniziativa. Io non posso. Ma lui ha i talenti. Sì. Ti blocca il braccio con l'angolo cieco. Me lo tieni fermo? No, non gli tolgo il braccio, gli tolgo il cucchiaio dalla mano. Questa era per vedere se eri abbastanza veloce. Se vuoi togliere, dai, il cucchiaio, mi togli il cucchiaio. Tre vantaggi e tre parti. Ah, ok, giusto. Primo. Sì, do tre vantaggi. Ok, ci sta. Mi serve quello. Non è questo il modo e il momento per farlo. Quella non si deve rovinare. Scavalcarla con un... No, ma io non rovinavo la pietra, rovinavo l'elfa. Non è nemmeno il caso di uccidere l'elfa. Beh, potrebbe essere il suo momento. Ma ti ricordo non che... è tuo compito decidere quando è il momento di qualcuno. Il tuo compito è permettere a queste anime di andare oltre, se caso. Ma è corrotta? Non è corrotta. L'hai corrotta tu in caso, eh? Cioè, la pietra ce l'hai cacciata te sulla testa. E quella è magia elfica. Pugiata? Lei non è ancora corrotta. Ok? Ma non è questo. Se la lasciamo qui. Io. Hai armi corpo a corpo? Sì, il pugnale di quell'uomo. Ottimo. E due pistole. Allora potrebbe essere al sicuro.
Olaf, ti converrebbe secondo me rimanere nell'intercapedine, cioè sulla scala. Sì, sì, chiudiamo la botola, contavo di tornare di sotto. E ricordati che se la botola si fa calda potrebbe esserci un incendio sopra. Grazie Alarico, i tuoi consigli sono sempre i più utili che mi abbiate dato. Non ti preoccupare, tra amici. Andiamo? No. C'è un necromante che deve pagarla. Ma direi che c'è un cannone dal prefetto. Io prendo da parte Alarico. Senti, non è che potresti mandare il tuo corvo a sorvegliare Olaf? Ah, no. Quando Mor si degna di venire a me in una frazione del suo spirito, non posso vedere attraverso i suoi occhi o domandare il suo volere imperscrutabile. Potrei dormire e chiedere il suo parere. Sembra il momento ideale proprio. È per sapere velocemente dove si trova Olaf? Sì, se lo fai seguire dal tuo corpo. Ma è qui Olaf? Potrebbe essere. Non posso. Perfetto. Va bene, come non avessi detto niente. Aiuto. Vicino al suo. Aiuto. Però posso. Beh, possiamo andare. Andiamo, sì, è meglio. Olaf, nonostante abbiamo avuto i nostri in bocca al lupo, appoggio la mano sulla spalla. Mm-hmm. Provo a percepire con la mia santità se c'è qualcosa che. Se c'è una brutta sensazione. C'è una brutta sensazione. Va bene, fai un tiro di brutta sensazione. Con l'abilità è brutta sensazione. Sta. Io Simone in questo momento appoggio l'idea dell'Arico perché comincio a avere un qualche sospettino anche io su Ola. No, a me non mi è venuto assolutamente se non mi avesse fatto notare lui. Proprio. E poi magari è una di quelle cagate che. Allora, se sì, perché? Perché Ola. Per molto meno ha fatto saltare la testa alla vecchia. Questa c'ha la pietra piantata qua. Ma è magia elfica, in realtà c'ha ragione. Fuori dal gioco, perché è meno influente sugli elfi. Lo sanno tutti. Che altro sto non pensando, lo sto inventando. Difficoltà? Difficoltà 3, perché il suo... Ah, perché se mi diceva 5 e 3 neri... È sempre la domanda tra voi. È pur sempre il suo willpower. Siamo scaltri come faine. Uno... Mi sembra molto buono. Via. Il resto è tutto mio. Devi ritirare. Tutto mio. È mio. Tutto tra cometa. Cioè. Qui può fare la macchina della verità come Homer Simpson. Qua stai credendo? No. 4 successi, un vantaggio e 2 comete. Sei sicuro al 100% che lui sia solo estremamente stanco e che sia onestamente preoccupato per l'elfa? Oltretutto, dato che già effettivamente gli avete visto far saltare la testa a una vecchia, che però aveva evidenti segni di corruzione, sì. L'elfa questi segni non ce li ha ancora, sai che non si farebbe dei problemi a far saltare la testa all'elfa se... No, però sembra lui. Sì, sì. Non percepisco la santità di Olaf molto lontana in un fosso. No. Ok. Dopo gli ho appoggiato, è stato un istante, gli ho solo appoggiato la mano sulla spalla, do la pacca e mi giro verso tutta la bocca al lupo, Olaf. Ti facciamo sapere appena abbiamo disattivato i cannoni. Non essere così preoccupato, stiamo facendo grandi cose per tutti. Mi auguro che sia così. E questo ti aiuterà, mentre me vado, a cambiare la tua arma preferita. Perché secondo me... Ecco... Allora. Effettivamente ha 4 di forza e 3 di agilità, quindi vedi che Alarico il saggio ha tirato fuori per insultarlo sulle cose, adesso userà la spada e diventerà il più grande spadaccino. È giusto. Noi siamo dalla parte opposta di tutto Warhammer della città, giusto? Voi siete dalla parte più o meno opposta. Prima vediamo cosa non c'è. Non proprio opposta. Voi vi trovate praticamente a est e i cannoni sono a sud. Sono solo a sud i cannoni? Sì, erano tutti e due sul lato sud. Erano i gemelli. Okay. Scusa, non erano quindi su quelli alla torre che sparavano. Erano dalla torre sud, da sud che sparavano ancora più a sud all'esercito che sta arrivando. Ah, pensavo che l'esercito fosse in città e stava schiacciando verso la torre, ok. No, i cannoni sono sulle mura e sparano sì, fuori. Sì, per quello non capivo come sparassero. Quindi c'è qualcuno che probabilmente è un contrattacco, un esercito alleato. Ma noi siamo dentro. Andiamo sulle torri. E disabilitiamo i cannoni. O li giriamo, si possono girare? Se è possibile girarli, sì.
Nel senso, se è possibile usarli a non basta fare fare tipo un... Ce ne avranno qualche rotella che fai... C'è un sistema ingranaggio che ho inventato, però comunque... Ah, le hai costruite tu? Sì. Comunque... A me sembra faccia un ottimo lavoro. Ah, sono efficientissimi, effettivamente. Da quel punto di vista non ci si può lamentare. Esatto, il problema è che li usa. Però se le hai fatte tu saranno altamente esplosivi. E infatti hanno tirato giù anche le ruote. Appena lo tocchi, man, boom. Come le culle nei film di Michael Bay che cadono e prendono fuoco. Esatto. Quindi attacchiamo dall'interno, li lanciamo di fuori, apriamo le porte ai nostri alleati. L'idea era questa. Sono i nostri alleati? Spero di sì. Verificheremo mentre andiamo a sud. Beh, no, dobbiamo salire adesso dove ci sono i cannoni. Noi siamo sulla cinta muraria ora. Voi siete vicini alla cinta muraria a est. Sì. Ah, ok. Perché siete usciti in un capannello. Beh, là ci dirigiamo verso sud dove stanno i cannoni e proviamo a fare l'azione stealth da dietro, sgozzando le guardie e buttandole di sotto e prendendo il loro posto e i loro ricordi. Soprattutto i loro ricordi. Certo. Si riusciamo a vedere chi è sulla torre della armatura, stanza. Cioè, facciamo per guardie pelle verde. Allora, se vuoi puoi fare un tiro di observation, ma la difficoltà è 5. Perché in mezzo c'è anche tutto il fuoco, il fumo. Vabbè, non mi costa niente, ci provo. Ma morti guiderà nella tua investigazione. Quando mi tocca morto in più. Fammi vedere dove morti ha toccato. Il problema è che non puoi perché sei morto. E beh, dovrebbero prenderti la mano, buttartela sulla bambolina. È un po' muore anche lui. No. Purtroppo c'è veramente un sacco di fumo, soprattutto perché tra voi... Zero! Tra voi e il e i cannoni c'è quel pezzo di città che è proprio in fiamme. Quindi la maggior parte del fumo che sale dalla città è proprio tra voi e i cannoni. Riuscite a sentirli, ma non riuscite nemmeno a vedere la torre, praticamente. No, cioè, io non riesco a vedere una cippa, non capisco chi c'è sulla torre. Perché stiamo cercando questa ceppa? No, non riesco a vedere. Sì, scusa, è un modo di dire nanico, vuol dire non riesco a vedere chi c'è sulla torre. Ah, beh, buono, con una parola ne risparmi 2-3. Ma se poi lo devi spiegare. ora lo so. Ora lo sa. Avviciniamoci e guardiamo chi c'è sulla torre. Cerchiamo di essere più cauti possibile. Esatto. Cerchiamo di sfruttare tutti i vicoli ciechi dei vicolini di questo posto. Darin in stealth me lo immagino Kronk. Non so perché, che sei tozzo. Oh, sei d'agilità. Ah, è vero. Dito. Sì, sei più quello di Dragon. Non è Pintus. Cioè, mi vedi che va davanti stile Skyrim quando metti la furtività al massimo. Rotolo. Davanti rotolato. Che essendo tornato. E quindi andiamo. Ci iniziamo a avviare verso sud, sì. Navigando. Allora, il più intelligente di voi faccia un tiro per capire da che parte andare per evitare la maggior parte delle fiamme, dato che avete tra voi e le torri anche il fuoco, oltre che un branco di orchi. Io ho 5, pure io. Cioè, se vuole farlo qualcun altro perché c'ha delle particolarità sue, ben venga. Posso chiedere un Education, perché mi aiuta a capire la direzione sulle strade, come è costruita una città. Difficoltà? La difficoltà in questo caso è 3. Grazie! Dovevi ritirarne uno? Beh no, te l'ha ritirato. Era me l'ha ritirato. No, valgono solo i danni dentro. È bianco. San Juan! È il destino. Allora. Che è quel che è e non c'è scampo più per me. Fallimenti, via. E uno svantaggio che rimane. 3 successi e un vantaggio. E una cometa. Ah no, aspetta, la cometa. 3 successi. Fate, lento però. Fate un po' un giro largo. Due lento. Fate un giro un po' largo. Vabbè. No, fate, questo non l'ho tirato. Fate comunque un giro un po' largo per riuscire a evitare. Va benissimo. La maggior parte delle fiamme. E passando per le strade vedete che la torre non si vede più. Vabbè. Spettava sopra le case e non si vede più. E la maggior parte delle fiamme viene proprio da lì. In più notate anche che per strada ci sono parecchi cadaveri. Non sono come quelli nelle fogne che sono morti in massa
senza nessun segno apparente, però gli orchi hanno fatto il loro sporco dovere, hanno distrutto e sgozzato tutto quello che si parava sul loro cammino. Beh, non paravano tanto bene. No, non paravano molto bene. E se non volete incontrare anche delle squadre di orchi, fate anche tutti un tiro di stealth. Sono perfetto per fare stealth. La difficoltà anche per questo. Allora, te la metto così. È 3. Te la metto così. Aspetta a tirare, Gianni. Tiro tutti blu. Perché se ho un buon successo aiuto loro. Non ho capito quale sia perché io tirerei, ma... tirerei tutti verdi, sì, che sono più vantaggiosi. Sì. Sono meno cauto per me, perché impiego anche molto della mia azione ad aiutare loro. Ok, allora mi aiuti, perché se, se voi due sparite nascondendovi, io continuo a camminare dritto per strada. No, io sto di retroguardia. E quindi dico, qualcuno mi deve avvisare. Enrico, io qua, dietro quel barile. Di qua? L'angolo buio. Sicuro? Ok. Quindi tiro prima io tutti blu. Va bene. E così io diminuisco la difficoltà di uno a loro. No, gli dai però un bianco in più. A prescindere dal successo o meno della tua azione. Va bene. Aiuto a scaldare quanto più uno. Ma in quella percezione che tu hai fatto 0? Sì. L'hai tirato il bianco in più che ti ho dato io? Sì. Ok. Forse... No, quegli altri due fallimenti non puoi cancellarli. Però c'hai 4 vantaggi. Allora, però fallitissimo siamo con stella del due caos. Fallimenti con una stella del caos. No, beh, no, ti toglie siamo un vantaggio. Siamo due fallimenti. No. Vediamo gli altri se compensano questi tuoi due fallimenti o no. Difficoltà hai detto? 3. Dovrete fare un tiro alla volta perché ci sono 5 dadi viola. Ma tanto. Avete un bianco in più perché lui vi aiuta. Yes. È servito quello che volevo. Stella del caos. Due fallimenti e una stella del caos. Ho ottenuto quella invece di cancellarla apposta. Se lui ha dei dadi boni. No, è Gianni già. È dei dadi boni o bonus? Boni. Sempre 3. Ricordati che dobbiamo usare la fortuna del gruppo. Sì! Un'altra. Claudio, so che si cancellano le stelle del caos con i vantaggi e svantaggi, ma vorrei far notare al master, per dovere di cronaca, che ci sono state una stella del caos a testa. Anche se si sono annullate, tutti e 3 hanno tirato una stella del caos con solo 3 dadi. Prendi tu le tue giustificazioni. E adesso ti dico che cosa succede. 3 successi e un vantaggio. Ok. Riesci a eliminare i fallimenti. Quindi riuscite ad arrivare nascosti fino quasi alle mura sud, dico quasi perché vi mancheranno un 150 metri, e fra voi e le torri, in questi 150 metri, oltre agli edifici che avevate visto entrando, gente, c'è parecchia gente. Vuoi il plotone di orchi? Eccoti il plotone di orchi. Ci saranno almeno una settantina di orchi. Caputta! Più svariate caccole che girano per strada. Carica! Vedete che alcuni di questi orchi sono degli orchi sciamani. E vedete anche Egon in cima alla torre. Ah, ecco chi c'è. Guardate chi alla c'è torre quale? Dove ci sono i cannoni. Alla sud. È lui che spara. È vicino a un cannone? Sì, è vicino ai cannoni. Sta dirigendo le azioni di... Ma lo riesco a vedere da qua sotto un cannone? No. Per angolazione, no. Vedete Egon perché è sul bordo dietro, si sta tenendo un po' lontano dai cannoni nel caso esploda. Io ho fatto la stella del caos. Bari, tu quanta roba hai per far saltare? In aria. Mi stavo pensando. Perché secondo me potremmo tornare sotto, minare le torri e far venire giù tutto. Adesso che siete anche così vicini, sentite effettivamente che gli orchi hanno chiuso le porte della città, sbarrandole con quello che hanno trovato, e qualcuno da fuori sta cercando di sfondarle. Ho un'idea. Dilla. Sì, nascondiamoci però. Siamo nascosti. Io no, stavo camminando in mezzo alla strada. Ma così. Se questa è la porta sud ed è l'unica con i cannoni, ha una Santa Barbara. Per forza. Gergo di termine la Santa Barbara. Sì, sì, la polveriera. Se gli ascoltatori non lo sapessero, è la polveriera. Era il bastione più rinforzato di tutto il castello, dove venivano tenuti polvere da sparo e palle. Rinforzato da fuori.
No, rinforzato anche da dentro, perché da se dentro esplode contiene un po' l'esplosione. Esatto. Cioè è fatto perché non esploda tutto il castello. Quindi non riusciamo a minare le torri? Però se lo facciamo esplodere dall'interno, aprendo le porte di sicurezza, quelle rinforzate in acciaio, distruggi tutta la porta sud. Beh, facciamolo, non so cosa bisogna fare, bastano i tuoi sali? No, basta quello che c'è dentro la Santa Barbara, io credo. Basta una torcia. Dove la troviamo questa donna? È lì dentro. Guarda. Eppure posso fare una prova di religione se conosco questa Santa Barbara? No. No. Dai, perché Santa Barbara è un termine... No, vabbè, ci ho provato. Comunque no. La polveriera, la Rico. La polveriera. Beh, non mi interessa il suo lavoro. No, non è la polveriera. Santa Barbara è un segreto. Che lavoro è? Che lavoro è? La polveriera della donna delle pulizie. La Rico, no, non farmi arrivare fino allo step 2 della malattia della Rico, per favore. Il prossimo step è che diventa incapace a sparare con la pistola. Tra che non uso. È vero. Olaf era bravissimo prima di conoscere te. Va bene. Ti vengono i nervi tali mentre stai anche. Ok, va bene. Arriviamo... trova questa tizia sotto le mura e dobbiamo farla esplodere. Sì, esatto. Perché dovrebbe farsi cadere? Perché non è una tizia, è un luogo dove quelli che hanno i cannoni stipano tutta la polvere da sparo. Quindi noi con una torcia la facciamo saltare in aria. Per quello polveriera. Certo. C'è anche sulle navi. Conoscevo una nave Santa Barbara, forse. Non lo so, io vorrei essere in mare in questo Sei solo in un mare di merda. Esatto. O un mare di polvere da sparo. E quindi siamo sempre nelle fogne, gira e rigira. Perché è il nostro luogo terreno favorito. Certo, sì. Come i Ranger. È come i Ranger, esatto. È il nostro favorite terreno. I giovani picchioni sono... senza titolo. È appropriato. Io non so come entrare dalla porta sud se no dalle fogne. Eh sì. Perché da sopra che cazzo facciamo? Beh, allora andiamo. Sì, io non ho idea di dove sia uscito da qui, ma andiamo. La vedi la porta? Anche perché se quelle riusciamo catturiamolo vivo. Grata Tombini nelle vicinanze dov'è? Senza esporsi alla massa urlante. Ecco, questa è una delle stelle del caos. No. Ok. Cosa? Non ci sono. Siamo grati a Tombini per andare sotto veloci. Io voglio vedere adesso nelle fogne un minimo, ce l'ho un po' di education, quindi so minimamente come sono state costruite. Per sapere se qualcuno della città che sta cercando di respingere l'assalto si dovesse nascondere, o un luogo tattico, un punto strategico qui nelle fogne, sarebbe da tutt'altra parte, non o potrebbe essere nelle in questa fogne. Zona sarebbe sopra per forza, o un piccolo drappa, no, perché non si sporca le mani Star, quindi non sarebbe sotto. Ma c'è, mi hanno detto di seguire il suono dei cannoni. C'è comunque un una porta d'ingresso per andare su sulle mura? Porte d'ingresso ne avete viste alcune lungo le mura, magari evitando le parti in fiamme della città ne riuscireste anche a trovare una abbastanza facilmente. Perché se c'è così tanti orchi qui sotto, le mura, dentro le mura potrebbe essere un po' sbornito. Sì, dobbiamo provare. Beh, dubito siano tutti, erano una settantina. Vabbè, cerchiamo la porta. Sono stati a centinaia quelli. Tanto di là dobbiamo passare. Non hai detto di aver visto un esercito? Non sembra essere ho capito, però io l'ho visto. Beh, ma 70 non sono un esercito, 70 è una riunione del tempio. Sì, ma qualcuno qui dentro avrà combattuto, qualcuno sarà anche morto. Abbiamo visto tanti cadaveri di orchi in giro per le strade? Un po'. Meno degli esercito. Centinaia? No, centinaia no. Che esercito è? Penso che non sia considerabile neanche un reggimento. Vabbè, però sono orchi, comunque sono anche... grossi come orchi, non sono È indifferente. E le mura sono strette. Dai, proviamo. Cerchiamo in più. Una io vi ho detto mura. Ci sono una settantina di orchi più le caccole. Le caccole sono okay. Infinite. Esatto. Anche perché sono di solito le vittime del fuoco amico. Della come abbiamo visto la volta scorsa.
Che spettacolo. Esatto. No, dai, cerchiamo una porta per entrare nella mura. Siete voi gli esperti di quello. Compagno Bari, fai strada. Torniamo un po' indietro. Guardiamo. Tornate un pochino indietro e più o meno a metà strada tra la porta est e la porta sud trovate una porta che sia accessibile. Ce ne sono altre, ma o c'è davanti magari un piccolo drappello di orchi o sta bruciando qualcosa, quindi è difficile arrivarci. Ma gli orchi dovete tornare un po' indietro per sono trovare. Sono sparsi per tutta quella parte sud della città oppure sono più concentrati in alcune zone tipo le porte o le mura? Allora, la maggior parte che avete visto erano lì alla porta alla sud. Porta ingre, quella lì da dove si stanno picchiando. Però ce ne sono altri adesso che fate un giro un po' meno frettoloso della città cercando l'ingresso. Vedete che soprattutto lungo le mura ci sono dei drappelli di orchi che però non stanno andando in città saccheggiando cercando gente nelle case, sembra più a difesa della città e Si stanno preoccupando che nessuno entri da qualche altra parte. Per ora non vi hanno visto perché dentro le mura non riescono ad entrare. Quanti sono quelli che ci stanno davanti alla porta? Questa è quella meno sguarnita che avete trovato e ci sono tre orchi. Non ci sono caccole, ci sono solo tre orchi. Non c'è uno sciamano. Gli orchi sono quelli che abbiamo incontrato prima, no? È quello che ha quasi ucciso Coso? Sì. Non ci sono altre creature, non ci sono goblin, non c'è niente. Posso provare una cosa? Sono sempre tre orchi. Sentiamo, cosa? Posso fare una prova di religione per capire la cosa più... cioè, chi è il dio più odiato dagli orchi? Non c'è bisogno di fare una prova di religione. Non mi ricordo io. Ah, lo so. Tutte le divinità naniche. Divinità nanica, tipo? Io non le conosco. Nemmeno. Dovrebbe essere Sfate e Svetez. Tome of Blessings. Comunque, nel frattempo, quello che voglio fare è far uscire... al posto del corvo, perché in teoria è quello di Scialla, potevo fare la colomba, il corvo. Il peggiore di tutti, secondo quello che ti ricordi tu, è Grimnir, perché è il dio della battaglia nanica. Quindi è proprio il nemico. Simbolo è? Adesso non esageriamo, anche il simbolo. Non c'è scritto. Lo invento io. È un'ascia. Un'ascia. È però con un animale che vola. Quindi può essere un'aquila con un'ascia nel becco. Ok. No, un'aquila dalla testa bianca, sarà quello il simbolo. Un'aquila dalla testa d'ascia. Ce l'avrà un animale. Io Alarico saprò qual è l'animale che identifica quella divinità. Non è detto che ci sia un animale che identifica una divinità nanica. Penso che i nani ci avranno l'animale venerato. No, sono nani, cioè, sono elfi. Avranno un pezzo di pietra. Esatto. Gli puoi tirare una pietra? Tirare un sasso. Oh, basta, mi nascondo dietro, invoco una preghiera, le mie mani si infiammano. Aia. E scaglio una... Io giro l'angolo. Cometa di Sigmar. Mi nascondo. A un centinaio di metri lungo le mura. Ah, diversivo? Grande Enrico. Facendola schiantare contro le mura. No, in realtà posso fare, non un centinaio di metri, posso fare a raggio medio. Quindi provo a scagliare una trentina di metri di là e se si girano e vanno di là poi voglio essere pronto a scattare perché io non sono bravo, quindi inciamperò nella veste e corro mentre loro spero che mi seguano. Bella, bella idea. E le tue voci nella testa intanto urlano Blood for the Blood God! Allora, per creare questo diversivo vediamo poi... Aspetta, come lo tiro bene. Esatto. Difficoltà è 4. Sai che ti dico? Che tre di questi sono rossi. Sì. Così ti esplode in faccia. Io non ci perdo tempo. Allora, questo se ne va con questo ed è un stress. Poi questi non ci sono, sono tre, faccio così, tre successi, due vantaggi. E due stress, perché? Perché ti è uscito due stress su due dadi diversi. Ah, ok, no, uno l'ho già preso. Ok, e... c'è la collezione. Ignora il sock e... ah no, scusa, sto guardando l'aggressivo. Ah, guadagno... ignora il sock e fa
5 più willpower, 10 danni. Hai fatto in tutto 3 successi, giusto? Sì. La difficoltà sarà 3, il loro willpower è 3. Sono 10 danni, però hai fatto due vantaggi, che saranno due neri, e loro hanno un bianco, e quindi vediamo che cosa ne viene fuori. 2 e 3. Cioè, ma gliela stai sparando addosso? Al muro. Ah, al muro? Sì, loro stanno facendo un tiro per vedere se... Il fatto che ho ignorato, ignorato il Zocvalo e non dà un nero in più? No. Che bel buco. Vai, Olaf! Grande, Olaf! Ma... Oh! Qualcuno sta cercando di entrare! Vieni! E si spostano verso... Io corro inciampo, faccio a terra nella veste, me la ritiro su, guardo gli orchi e corro tenendomi sulla veste verso la porta. Però dato che hanno fatto un vantaggio, uno rimane indietro perché si attarda a cercare la sua ascia. Quindi uno è lì davanti. Ok, io praticamente gli sto correndo addosso perché ho visto gli altri due andarsene. Fate una prova di iniziativa. Io non lo so se corro, sto dietro l'angolo a pensarci un attimo. Ho preso troppi di schiaffi dal piano. Era un attimo piano, ma uno è rimasto purtroppo. Due successi e un vantaggio. E tu inciampi? Ho fatto 0. Strano che tu faccia per ultimo. Per quello sono, perché sono inciampato faccia a terra. 4 vantaggi, 4 successi. Non dovete farlo urlare perché sennò tornano gli altri. Barin. Gli tiro una bomba, no? No, è quello il problema. Non posso usare niente da fuoco. È a distanza media. È uguale, se fai un colpo gli orchi si rigirano. Ma ti puoi muovere in distanza media in un round. Barin, ritardo. Barin. Cutalion. Ritardo pronto a scattare. Cutalion. E di spalle? No, però sta armeggiando con l'arma. Sta armeggiando con l'ascia perché si è incastrata nella testa di un tizio e sta cercando di tirarla fuori. Che strano guagno. Ognuno ha il fodero che si merita. Ah. Tipo Alknos non ce l'aveva il fodero. Io faccio... Ok, io favorisco lui. Lui nel senso di Barin? Nel senso sì, faccio manovra di alleggerimento e praticamente cerco di distrarre l'orco per favorire il suo colpo. E faccio un tiro contrapposto, mia scaldaggeri contro loro osservazione. Ok, la loro osservazione è 3 e 1, quindi 3 viola e un nero. Ok, io faccio 4... Ti si aggiunge qualcos'altro della skill che stai usando? Adesso c'è... No. Direi non hai no, simboli no, sotto. No. Quindi... Ok. Tira anche la difficoltà poi. Che sono? 3 e 1. Minchia. È perso. Fallito. 6. Ma una cosa... Va bene, non è successo. Mi sono dimenticato due bianchi in più su tutte le prove. Sono fortunato perché i fallimenti non danno niente. Se erano svantaggi era peggio. Perfetto. Quindi niente. Volevo farti aggiungere dadi, ma. Vediamo se l'orco ci ha notato. L'orco vi ha notato adesso che vi state un po' spostando. Era solo uno svantaggio, quindi sarà penalizzato. Lui si sta spostando. Io sono io che sto spostando. No, dico, era uno svantaggio perché. Devo inseguire i suoi amici e non ci hanno fatto. Vi aggiungo un nero, va bene. Grazie. No, mi nota. Non valgono i tiri fuori dai dadi, hai detto. Per me sì. E se no non ci arrivo. L'ho messo lì in mezzo per voi. Anche perché voi tirate 27. Sì, ma se prima l'hai tirato qua e hai tirato di merda, devi tirare là dentro. Adesso successo e svantaggio. Adesso tiro qui fuori. E la tiro fuori anch'io. No. No. Anche perché non hai nessun posto da tirare. Quindi vi guarda e fa: oh, altri umani da spaccare! E un nano! Nano! Il nano è nascosto. L'ho detto fin dall'inizio. Sarà no, ho detto fin dall'inizio che erano all'inizio. Fatto. Vabbè. Buono, fai una prova. Due svantaggi, dai, giochiamola così. Vabbè, dai. Elfo! Come
Ma anche tu non hai nascosto anche tu? No. No, lui ha... Ha cercato di fare anche la manovra d'alleggerimento. Ah, ma è sul nemico? Quindi pensavo su di lui. No, la manovra è sul nemico per favorire lui. Okay. Ha tirato un sasso con la fionda e l'ho così girato. Ho fatto... cercato di stenderlo con l'alito. Ah, magari a me non mi ha visto, sono un cadavere per terra. Vantaggio attacco te, successo attacco Alarico. Ok. Successo. Meglio, sei ancora più a portata di ascia. Più facile. Ma potrei essere un cadavere, sono anche rachitico. Appunto, è più facile uccidere. Posso fare una prova di deception, rimanendo fermo, facendo finta di essere morto. Dovevi pensarci prima. Quant'è la tua di... Non è ancora arrivata la mia azione. Peccato per te, mi spiace. Qual è la tua agilità? Due. Cazzo, sì, c'è qualcosa che non mi quadra nella timeline di questo combattimento, ma... Perché? Perché io ho sparato. E ho iniziato a correre avanti. Sì. Com'è possibile che non agisca prima io dell'orco che era stupito, si è girato in là e stava tirando fuori l'arma? Perché? Dovevamo avere un round di sorpresa. Perché ti sei inciampato per terra e sei rotolato per terra, facendo rumore. Ma quello sull'iniziativa. Appunto, te agisci dopo l'orco. Dovevo avere un round di sorpresa. No, lo svantaggio che ha fatto. Se tu non ti fossi messo a correre verso di loro, magari sì. Però ti sei messo a correre proprio verso di loro che... Verso di lui, sì. Beh, però ho appena scagliato, un minimo di distrazione, è giusto almeno agire prima di... Un bonus all'iniziativa, non so. Se sto a provare, no, tira. Quelli tirano un altro dato, ma che la cosa cambia. Hai tanto fatto zero. Appunto. Lui invece fa due successi e due svantaggi. Per cui, con Chop, ti fa il danno normale, che sono 7 danni. Quindi 3. Però nel farlo, praticamente senti proprio i suoi muscoli che quasi si strappano dalla foga di andare a uccidere qualcuno. Era troppo freddo. Non si era ancora riscaldato. Prende anche lui una ferita. Ah. Ah. E adesso sta ad Alarico, ce l'hai lì davanti. Ah, perché? Mor può guarire le mie ferite, può anche le tue? E gli prova a sbattere la mano in faccia invocando il tocco di Mor. Curato. Faccio una domanda nel frattempo. Sì. Il coltello su che cosa si basa come basic skill? Weapons. No, weapon come basic skill. Come basic è sempre forza. Quindi strength e come skill, skill. Dove io non ho un cazzo. 3, 5, 3, 5, 3. E difficoltà 3. La 1. Difficoltà per colpire l'orco. Ah, giusto, no. Ah no, perché stai facendo prima l'incantesimo. Sì, l'incantesimo. Va bene, ok, solo 3. E se faccio una cometa posso anche gratuitamente attaccare. Cometa? No. Cattesimo di merda, dovevo cambiarlo. Anzi, addirittura una stella del caos. Però sì, un po' di successo. Vantaggio. C'è un vantaggio. Vabbè, sì, il successo me ne bastava uno. Abbatti da quel vantaggio. Sì, sì, vabbè. Uno stress. L'ho invocato. Perché uno stress? Perché lì hai fatto uno stress. Barin. E addosso a lui fatto niente? No, c'ho la mano. Ha la mano di Gesù, okay. Infuocata. Fiamme. Barin sa di essere una schiappa nel corpo a corpo e spara. Sperando che gli altri due orchi si siano allontanati abbastanza che non sentano il colpo. Cerco di... Scopriamo solo con il risultato del tiro. Cerco di avvolgere nel mantello la pistola in modo tale che l'esplosione della camera di scoppio sia attutita dal mantello. Vorrei farvi notare che siamo usciti dalle fogne e andato tutto in merda. Io l'ho detto, torniamo nelle fogne. Il nostro terreno non si tradisce così, il terreno favorito. Ho capito, ma non è che possiamo fare avanti, indietro, su e giù, ore. No, solo giù. Solo giù. Non ti ha insegnato niente Super Mario. Vi trasformate in Skaven e vivete felici. Quante era la difficoltà di colpirlo? 3. 3 basta? 3 basta. Almeno sfruttiamo di aver messo un giallo in più.
che non serve a un cazzo. Vedo tre fallimenti e tre successi. No, quattro successi, sei riuscito a colpire. Quindi uno, due, qua. Un successo e tre vantaggi. Ed è anche una critica, quindi, con la pistola. Che questo è un 3 orribile, dovrebbe essere. Quanto gli fai di danni? 6. 6. Lui ne assorbe 5, quindi fai un danno e una critica. E la critica... Non può lanciare incantesimi. Non può recuperare stress o fatica in nessun modo finché ce l'ha. Vabbè. Non essendoci sciamani... È meno utile di quanto potesse essere, però. Sto considerando anche che è un NPC. Però. Dozzinale. Però. Fosse stato Igor lì. Vabbè. Igon. Igon. Igor. Si pronuncia Igor. No, anzi, perché in realtà non so perché hai detto Igor. Per me dovrebbe essere Viggo. Vigo Vighino Viguccio. No, siamo... Vigo, sì. Stiamo Vigo dei Carpazi, è lo stesso. Ah, dei Carpazi, però. Pensavo hai detto no, di Kardashian. No, no, non Vigo, no, non Vigo dei Carpazi. Vigo il Carpazio. Ah, scusa. Scusa. Vabbè, sono cose che. Dai, ci assomiglia secondo me un po' a Vigo. Sì. Algo, non so come si chiama, secondo me ci assomiglia. Cutaglio. Cutaglio, facci onore. Sembra una merda. Sì. Va bene, io faccio. Io cerco di attaccarlo e di colpirlo al volto in modo da disorientarlo. Ok, cerco di fare un colpo di disorientamento. La mia weapon skill contro la sua difesa. Contro la sua difesa che è 3. Ok, 4. Oh, stavolta glielo butto 3 successi e un vantaggio, che quindi significa, allora, colpisco il danno e posso scegliere di infliggersi o blinded o exposed condition del target per un turno, quindi lo acceco per un turno io. Ok. Ho sentito un evento positivo. Sì. E gli fai? Ah, giusto, c'è anche il vantaggio, scusami. The duration of the blinded or exposed condition you inflict increased by one round. Quindi, 2 turni cieco. Boia. E quanti danni gli fai? Perché gli fai anche il danno. Il danno come lo calcolo? È quello della tua arma. La mia arma 5. Ok. Non gli fai danno perché ha 5 di robustezza. Però intanto l'hai accecato. Ok. E quindi lui attaccherà a caso. Vediamo accecato che cosa vuol dire esattamente. Dato che abbiamo le carte con le condizioni. Critico 3 significa? Forse 2, sai. Anche quando infliggo il danno critico è un critico 3. No, critico 3 vuol dire se fai 3 vantaggi. Ah, 3 vantaggi. Okay. Fai una ferita. Perfetto. Critica. Ok, boh. Giusto, non mi ricordavo. No, non ne ho fatto. Che io questa pistola non capisco se è 2, 4, 3. Ho fatto uno sgorbio. Faremo 3. Faremo 3, va. Abbiamo detto blinded. Sì. Per 2 round. Sì, eccolo qua. Meno male, così si pulisce un po' l'aria. Un viola in più. Mi dispiace. Ha tutto. Tutto quello che ha a che fare con la vista. Sì, lui. A cui tocca adesso. E quindi lascia stare Alarico, perché tu gli hai fatto la bua bua. Mm-hmm. Io non gli ho fatto niente, ho fatto... Morti ferisce, ho alzato la mano per dargli il 5. Scusa. E ci aggiungerai il rosso, che può aggiungerci. Tua difesa? Mia difesa mi sa 0. 0. Però tu puoi schivare. Però l'agilità. Ah, sì, beh, 4. Se no, Mari sarebbe morto da mo. Sì. Quindi a 5 di difficoltà. A 5 di difficoltà. Potevi tenere questo. Questi se ne vanno. Però lui fa 3 successi. 3 mm-hmm. successi. Paro paro, proprio piatto piatto. Aiuto, stasera Claudio è in forma. Per cui ti fa 8 danni. E prende anche una fatica. Cazzo.
No, mi sa che ti ha dato una da 5 però. Da 3 me l'hai. Se arrivano in 3 ci gonfiano i botte. E non capisci perché. Non ne voglio vedere niente. Ma tiriamolo dentro la porta. Era il caso. Ma di come lo tiri dentro la porta? Dovresti anche aprirla la porta. Appunto. Apriamo la porta e scappiamo. Sta a me. No. Sì, scusa. No, Stare. Cioè, già c'ho zero, non mi fai manco, manco faggi. No, hai fatto talmente schifo l'iniziativa che salti un turno te. Hai iniziativa negativa. Sei a fare, sotto lo zero. Sei a fare il Magikarp sul manto stradale al momento. Tiro così, userò la fortuna del gruppo perché deve essere silenziato il prima possibile, altrimenti ci scoprono gli altri e tutto il gruppo muore. Sì. Quanto c'hai di difesa? 3. Dai. Mm-hmm. Come no? Però hai fatto 2 vantaggi. Guadagni uno di favore. E ti rimane l'incantesimo o lo perdi? No, l'incantesimo dura finché non si scarica. Barin. Però vedendo che è accecato, rotolo via dopo. Sempre da per terra, perché ho provato a toccarlo su un piede. Rotoli abbastanza da spostarti di uno step? Sì, okay. Tanto è accecato. Sì, infatti non gli faccio fare l'attacco. Cioè, spero sia. Anche l'altra pistola. E vado di Twin Pistol. Vado di Twin Pistol, vai. E tiri un giallo. C'è un successo, quindi va via con questo. Dimmi che c'è 2 successi. 4 successi. 4 successi. 5. 5 successi e un vantaggio. Che sfiga. 8 danni. Quindi 3 danni. No, aspetta, c'è anche questo. 5 successi e un vantaggio. 2 vantaggi. 2 vantaggi. Una critica. E la seconda critica che si fa. Una macchina di critici, vai. È un piccolo disturbo. Aggiunge un nero a tutti i tiri di fellowship. Che bello. Ma posso curarlo? Ti picchio. Talion, vedi che lui sta agitando a casaccio questa ascia sporca di sangue, qui ha ancora attaccato un pezzo di testa del tizio, perché è stato più facile staccare direttamente tutto che togliere l'ascia dalla testa. Però vedi, a meno di fellowship magari non li chiama. Esatto. Tutto calcolato. Perché Barin è tutto sul micromanagement. Ok. Boh, io direi che lo colpisco e basta. Anzi, non è faccio così dodge. Da colpirlo alle corde vocali. Ma dodge lo fai come reazione quando ti attaccano? Sì, sì. Posso prepararmi al dodge? Sì, cioè, sì, giocare solo. No, perché non ti serve prepararti per fare dodge. Bene, allora dopo lo farò. Va bene, allora tiro mazzate. Io sono colpito. Vai. Anche i vantaggi ce li avevo. Quindi passavo un successo. Era un critico. 2. Sempre 3. 11 danni che non so. La cometa. Sì, però. Hai 2 vantaggi, svantaggi. Ah, no, c'hai 2 insuccessi. C'è troppa roba. È un fallimento. Sì. È un fallimento. Un fallimento, un vantaggio, una cometa. No, la cometa la devi far valere come successo. Ok, un fallimento, un vantaggio. Quindi se non fai qualcosa col vantaggio, no? Solo se colpisci. Forse. No, qui un vantaggio dice critico. Quindi no. Perché è mancato. Con un vantaggio, però, vi chiedo. Chi volete che attacchi? Questo è il vantaggio che vi do. Potete scegliere chi attaccherà adesso. In teoria sono ancora nascosto. Se cieco poi, figurati se mi ha visto. Cutalion. Prendi me. Sì. Io ve lo anche perché io adesso, visto che non riesco a toccarlo perché l'orco è troppo agile, stavo venendo a curarti, quindi... Sì, devo sopravvivere, ma... Allora, 1, 2, 3. C'ho un viola in più, come prima. Sì, sì. Cioè, perché la buttiamo... Diciamola così, hai più probabilità di sopravvivere tu. Ma usa un block. No, uso il dodge. Ma dodge. Dodge, ah, quindi okay. Aggiunge. Allora, devi aggiungere 2 neri. Perché io ho anche coordination addestrata. Ok, perfetto. E mi serve ancora un bianco. E un.
e poi ritirerò un viola perché c'è un altro viola in più perché cerca di spaccarti con l'ultimo colpo. Ecco, okay, giustamente. Infatti non ce la fa. Perché questi sono 7 fallimenti e questi sono 3 successi, 4 successi. No. Ti manca. Ti manca tanto. Ok. Vabbè, è accecato, cazzo, finalmente. È accecato, tutti i butti di lato, vedi che il pavimento dove colpisce l'ascia si spacca in due. Io anche perché ti avrebbe fatto. Con l'occhio sgranato. Ti avrebbe fatto 10 danni. Sì, mi avrebbe ucciso. A qui muori a 0 o a negativo? Come funziona? A 0 svieni, appena prendi un'altra ferita sei morto. E quindi okay, sarei morto a negativo. Io ho 5 punti di margine. Però ricordatevi di togliere la il toughness dai danni che vi fanno. Quindi soak più toughness. Ah, scusate, no, non oh cazzo, allora anche io sono molti più PF. Sto molto meglio allora. Scusate. Io l'ho tolto 4. Presi più 2 ferite, 14. Infatti dicevo, cazzo, vado giù con una mosca. Hai 14 ferite? Sto da Dio. Ne ho 16 ora. Ah, però non avevo mai solo toughness tutte le volte. Sta meno? Vai. Io vedendo Cutalion che è stato ferito, mi cerco di invocare il favore di Mor per avere più favor. Direi che ho fatto tutto quello che mi serviva, guadagno 6 favore. Che prose ti dà? Ok. No, non so se ti cambiava nulla, che c'era una stella del caos. Sì, meglio. Sì, sì, no. No, no, non mi dà nessuna delle due niente. Quindi l'ho invocato, prendo 6 favor che uso subito per lanciare Cure Wounds su di lui, in stanza aggressiva però. Cioè praticamente Alarico fa la spera Genki Dama, richiama il favore di Mor e boom! E sono 3, 6... A proposito di sfera Genki Dama, il videogioco nuovo di Dragon Ball Z è più bello del cartone animato? Dovrebbero usare quello per fare il cartone animato. Ah, le cutscene, hai visto che figlie. Madonna santa. Ci sono le cutscene tra un combattimento e l'altro che sono più belli delle puntate di Dragon Ball. Oltre a metterci meno tempo a urlare. Sì. Sono animati meglio. 4, tiro tutto questo, prendo anche uno di fortuna del gruppo perché... Senti, tira, rovescia il vassoio dei danni che fai prima. Prendo uno di fortuna del gruppo perché se Cutalion cade siamo tutti perduti. Fai i dadi alla cantonese, prendi da... No, non è colpa mia. No, è sistema di gioco. Aia. Incentiva. 4. Oh, sì. 1, 2, 3, 4. No, poverosi, mi è andata bene. Ma mi servono cose buone. 1, 2, 2 successi, 2 vantaggi e una cometa. Ma un bel misto. È molto buono, perché 2 successi... Avresti curato Eladre. La cometa la uso come vantaggio, come successo, giusto? Ok, puoi usarla come successo. Sì, perché la cometa non mi dà niente. Quindi ho 3 successi, più 2 vantaggi, quindi ti curo di 5. Ok. E in più perché sono in senso aggressiva, con i 2 vantaggi, muori. Un altro bersaglio in corpo a corpo con lui è curato della metà, io. Quanto sei? Quanto ti ho curato? Tutto. Mi hai curato 5. Quindi... 2. 2. Oh, Mor, guarda da un'altra parte! Ora! Guarda quei due orchi che scappano! O posa lo sguardo su quest'orco davanti a noi! Quindi chi ritocca? Barin. Barin. Passo avanti. Pistolina di riserva, close quarter shot. Ah, aspetta, vabbè, ho tirato difficoltà in più. Perché qual era il tuo injury level? In che senso? Quante ferite avevi, quanto è il tuo totale? Ah, ok, le mie ferite avevo, ero a 10 e io 13 in totale. Quindi sarebbe stato 1 da difficoltà base. 1? Però ho tirato un viola in più. Vabbè, uguale. Ormai, tanto uguale, no, avrebbe andato fatto il massimo comunque. Mi dimentico sempre che non è la difficoltà base, ma è l'injury level che abbiamo scoperto l'ultima volta con questo. Servono. Allora, la cometa intanto la leviamo. Poi, ce li hai. 1, 2, ce li ho. Hai voglia. 1, 2, ce li ho. Gli faccio male. Sono 2 successi, 3 vantaggi e una cometa, quindi è una critica sicuramente. No, che altri critici gli hai fatto? Anche la cometa è un critico? No, però di base la carta con un successo do un critico, quindi sono 2 critici. Ok. E 6 danni. Avevo un'arma da fuoco. No, e per dove è il critico? Qua. È più un critico.
Più tre, con 3 di base ne faccio un altro. L'arma. Quindi è critico 4 diventa. No, non credo non sia funzionano cumulabile. Così i critici. No, non è come Guerre Stellari che poi tiri sulla tabella per vedere la gravità del critico che hai fatto. Vuol dire quanto è facile prendere, fare un critico con la pistola. Con 3 vantaggi fai un critico. In più la carta ti dà automaticamente un critico in più. Ah, perché un critico, indipendentemente da quanto è il tuo valore di critico, li peschi è a sempre caso, una carta. Li peschi a caso e quello che c'è. E per vostra fortuna uno dei critici è uno dei critici che gli appiccicate addosso è che gli date un nero a tutti gli attacchi, perché è un nero su tutte le prove di forza. Quindi un nero a tutti gli attacchi, un nero in fellowship e un viola sempre. E non sta messo bene. E sta lui. E sta... no, sta a Cotagna. Va bene, io a questo punto direi che lo carico ignorantemente. E io sto girando con le pistole nel mantello per fare da sì. Per me sarebbe silenziarle. No, il mantello sarà mezzo bruciato, di sicuro. Ma meglio bruciato il mantello che io con l'ascia addosso. Beh sì, tendenzialmente sì. Non con una, con 3, perché se vengono tutte e 3 gli orchi da questa parte, un orco a testa sarebbe stato ben più impegnativo. Anche perché quando sono in tanti hanno un attacco in più che non ho ancora potuto fare perché era sempre più o meno da solo. Uno svantaggio, farò anche il dodge dopo. Innanzitutto non è più accecato perché sono passati 2 round. Giusto. E tu non sei più nascosto. Eh no, con lo squarter no. Però è cieco. No, non è più neanche cieco. Si prende il sangue che gli stava colando negli occhi, si lecca la mano e fa... dura un tot. Nano! Batti mano, stronzo! Batti nano! Ah, il batti nano. La batti nano. No, com'era? La carica? Era la lo sfonda nano. Lo sfonda nano. Sai, non ho mai usato il più uno di fortuna contro i pelle verde. Sì, ora. Broken. Allora, 1, 2, 1, 2. Suonano. Sono. Devi ritirare un viola, un grande punta. Sì, c'hai ragione. Sono 2 successi. E 2 svantaggi. E 2 svantaggi. Allora, ti fa 8 danni. No, aspetta, facciamo lo stronzo, uso anche dodge. Posso dirlo in qualsiasi momento, ritiro un viola. Viola? Sì, c'ho improved dodge. Ok. Il migliore improved dodge. Nice. Va bene anche così. Mi fa 8 danni, no. E si prende lui 2 ferite. Il colpo del nano vendicativo. Nano! Tu sta fermo, io spacca! No, tu scappa, io... quello! Tiro fuori lo scudo dopo, va. E sta ad Alarico. Sempre 3 di difesa c'ha? Eh sì. Gli provo di nuovo, e riuscirò con una volta nella campagna a colpire col tocco. E quindi gli provo a appoggiare la mano sulla spalla e gli dico... sussurragli all'orecchio, Morti guarda proprio ora, vediamo. Morlo guarda proprio ora. Questo era un vantaggio, era un vantaggio, era un vantaggio. 2 successi, oh mio Dio, sono emozionato. Cazzo, è entrato finalmente. No, l'ho colpito, sì. Sono Pierce 2. I vantaggi non li ho fatti, quindi non è critico. Da 7 danni con 2 di piercing. Cos'è che stai facendo? Cioè, com'è che lo colpisci esattamente? No, io gli appoggio la mano sulla spalla, tipo abbraccio da bro. Per avvicinare la bocca all'orecchio e dirgli: Mor, guarda proprio te ora. Mentre la mano gli squaglia la spalla, chiaramente, perché è potere distruttivo. Necrotico. Chi è Mor? Mentre cade, praticamente cade addosso. Ora lo vedrai. E praticamente ti cade addosso. Ti butti giusto di lato all'ultimo per evitare il peso. Non indifferente. Non ti preoccupare, lo vedrai tra poco. Andiamo. Ma sì, via. Io provo a trascinare l'orco e vede che non mi sposto di mezzo millimetro.
trascinare l'orco. Sì, voi vedete che io sono fermo che trascino l'orco, ma non ce la faccio. Muovi! Pesa come uno dei barili di Pintus. Lo trascino tipo di mezzo centimetro. Andiamo verso lì, la porta. La porta, vi rendete conto? Io ti prendo per la colloquio. Cioè. No, io portiamo via l'orco. No, no, muoviti! Ma se lo trovano morto... Non si fanno domande, ci sono fuori. Ma dentro, aiutatemi. Lo carico io. Se ci riesci. Tiriamolo. Va bene, tu per una gamba, io per l'altra. Ha ragione la Rico, dai. Se lo vedono ci vengono dietro. Mettetevi tutti e tre a trascinare. Trascinate in tutti e due, perché Barin farà finta di sollevare una gamba. No, fai una cosa, Barin. Tu, mentre noi lo trasciniamo, cancella sulla polvere della strada le tracce dello strofinamento, così non capiscono che l'abbiamo portato dentro. È in piedi o in terra la strada? No, sta lasciando una scia di sangue. Appunto, cioè. Cazzo, non capivo. Beh, ma scusa, come è stato colpito? Beh, dalle sue pistole, dal suo arpione. Vabbè, sta lasciando la scia di sangue. Sì. Per quello lascialo lì, magari col meno uno di fellowship che c'ha ancora. Gli altri arrivano e fanno: ah, si è ammazzato da solo, che cretino. C'è un cadavere di un essere umano vicino ai paraggi? Più di uno. Mettiamogliene uno sopra, così sembra una connotazione. Io corro, prendo il primo morto che vedo armato. E io tiro fuori dal mio kit. Non c'è bisogno che lo armi, perché io tiro fuori dal mio kit da cucina un paio di coltelli, una forchetta, e gliele metto in mano ai tizi. Okay. Per un momento ho avuto paura. E mangio. Esatto, e lo mangio. No, sono pezzi di carne putrescente. Va bene, dai. Gli mettiamo un cadavere sopra. Tutta la carne, dopo tutto. Gli mettiamo un cadavere sopra, così sembra una roba. Io, mentre loro fanno lo spettacolo teatrale, vado alla porta a vedere se è aperto o chiusa. Sono ancora più impuri. Prima avevano un'anima, ora non più. Gli animali non hanno un'anima, per Arrico. La porta è aperta. Ok, vado per aprirla, entro dentro, guardo se c'è qualcosa per sprangare dopo. E preparo un caso. Possiamo usare il cadavere dell'orco? Io sono dentro. Dentro, per sprangare. Potreste usare più che altro l'ascia. Ok, prendo l'ascia. Due anche di quella forza. È bella pesata. La trascini verso la porta. La porta appunto era aperta perché, come avete visto, tutte le altre case qui vicino, le porte sono state sfondate, gli orchi sono entrati, hanno ucciso qualunque cosa si trovasse sul loro cammino e anche le mura non sono da meno. Vi rendete poi conto che, sebbene la maggior parte degli orchi sia effettivamente di sotto, a questo punto non è detto che non ce ne siano di sopra. Se hanno sfondato le porte sono andate su, anche perché qualcuno oltre a Egon starà sparando sti cannoni. Lo so, da qualche parte dobbiamo arrivare a cannoni. No, chiaro, era solo per dire: non salite perché pensate che la strada sia completamente libera, perché non vi sembra che la strada sia completamente libera. No però andiamo, la strada è completamente libera. Penso che ci siano meno persone sulle mura che sulla strada. Quello senza dubbio. E comunque uno sparo nelle mura è sicuramente più vattato che uno sparo sulla strada. Dovevamo non andare sopra, ma andare da Santa Francesca. Santa Barbara, seguimi, ti porto da Santa Barbara. Salite le scale del bastione. Una porta, sì, esatto. Modulare che non fosse sia facilmente apribile. Ci mettiamo un mobilone davanti se c'è. E arrivate ai camminamenti sulle mura. Uscire per arrivare alla Santa Barbara? In teoria ci sono le feritoie interne, senza stare sugli spazi, però dimmi tu. Non in questo caso. Vabbè, ci ho provato. Te lo dico, questa è per quello non ti orientavi prima, questa è una città di design, è tipo QT8, no? È una cosa che hanno fatto apposta per una questione speciale. Un quartiere inutile, quartiere di Milano. Sì. Ciao a tutti quelli che ci ascoltano da QT8, cambiate casa. Mio fratello e sua famiglia, però peggio per lui. Arrivate su fino ai camminamenti, tu ti aspettavi che ci fosse una situazione diversa, ma ti rendi conto che quello che ti aspettavi tu è come l'avrebbe costruito un nano. Qua non è stato costruito da un nano, e come tutto il resto che avete visto ti sembra che il massimo sforzo non sia stato nella sicurezza effettiva, ma nella sensazione di sicurezza che avrebbe dato costruire le cose in un certo modo piuttosto che in un altro. Quindi con materiali halfling, che non ci sono gli halfling su Warhammer. Cosa sarebbe? Sì, che ci sono. Sì. Sì. Sono scarsi, sono pochi, ma ci sono.
Questa sarebbe l'equivalente dei cinesi. Mi sento made in China sulla porta della polveriera. Ciao a tutti i cinesi. No, è quella... non potete dire sulla qualità di alcuni prodotti, quindi... La sensazione è quella che effettivamente un ingegnere sa che sarebbe stato meglio in un modo piuttosto che nell'altro, ma come spesso accade, anche con i telefonini di oggi, il pulsante di accensione non è nel posto dove sarebbe meglio, ma è dove è più bello da vedere. Non dove il pollice, okay? Ma sopra, che è un casino. E comunque il mio, quindi... per precisione, era un riferimento alla qualità scadente di alcuni prodotti che arrivano da certi punti del mondo. Esatto, in due semplici passaggi siamo alienati tutta la popolazione di QT8 e tutta la Cina. Beh, non so quanta gente. Beh, se ci sono alcuni persone della Cina che ci dicono, che ci ascoltano e si sono sentite offese, vuol dire che non avete mai comprato niente dalla Cina. Per non parlare naturalmente dei cinesi di QT8 che in questo momento però se i cinesi di QT8 che comprano dalla Cina non hanno mai avuto problemi di, certo, materiale, chiaro, no? Esatto, esattamente. In ogni caso ringraziamoli per la cucina cinese. Esatto, sì, quello mi prostro deferente. E anche della cosa che stanno facendo adesso, della cosa magnetica che va a 8 miliardi di chilometri all'ora. Ah, il loop di banda. Il loop, il magnetrin, quelle cose lì. Andate ad ascoltare SideQuest. Esatto, quello che aprirà una falla nel tempo. Esatto, quello. Quindi qua la situazione è stata: facciamo il muro più spesso e più alto e facciamo i camminamenti solo sopra, tanto sopra non ci arriva nessuno. Bravi scemi. Okay. L'idea di queste mura è questa. Quindi dove dobbiamo andare? Quindi siete in cima. Siamo giustificati a fare saltare. Sui camminamenti. Vabbè, io... Guardandovi intorno, adesso che siete... Santa Barbara, c'è un ingresso per scendere. Spero, almeno quello. No, da dove... Santa Barbara è alla torre. Cazzo. Da dove siete adesso che siete in alto riuscite bene a capire qual è la situazione in città adesso. Mm-hmm. Le fiamme non accennano a diminuire, stanno anzi aumentando all'interno della città. E gli orchi sono effettivamente non tutti ammassati contro le mura come sembrava quando siete saliti la prima volta. Vedete che dall'altro lato della città a ovest, dove non sta ancora bruciando, ci sono svariate bande di orchi che stanno ancora entrando nelle case e facendo razzie. Vedete anche un po' l'esercito che si sta ammassando verso sud. È un esercito chiaramente di umani, ma gli stendardi non sono quelli dell'impero. Sembra un esercito privato. What the fuck? La bandiera è una bandiera con una stella. È un amico vostro. Ci sono dei cannoni qui. Sì, due sulla porta sud. Te la butto lì, so per caso il simbolo di Star? Di è una stella. Vabbè, fotte sega, siamo un esercito, siamo in mezzo agli orchi. Questo l'ho detto off. Arrigo fa qualche passo indietro per tornare di sotto. Anche tu te lo ricordi lo standard, sì, di Star. Quindi io faccio due passi indietro per tornare giù. Guardando verso l'esercito, però inizio a fare sì indietro, vedo per farlo loro. Beh, io ovviamente da completo ignorante, dobbiamo cercare di favorire l'ingresso dell'esercito a tutti i costi. Beh, concordo, non vedo altre salvezze al momento. È il nostro obiettivo principale. Poi immagino che si ringrazieranno per avervi evitato le palle di cannone in faccia. Vabbè, sì. Anche se non sono palle, però dettagli ingegneri. Va bene, sì, sicuramente. Beh, dobbiamo procedere il più furtivamente possibile verso la Santa Barbara. La via alla Santa Barbara. Io cerco di guardare e di capire dove possono averla collocata, richiamando le mie memorie navali. Allora, fai un tiro di observation o di education, quello che preferisci tu, perché in entrambi i casi stai facendo appello a delle cose diverse. Allora, observation. La difficoltà è 2, perché non è che abbia... Per quanto sia una città costruita all'insegna della scarsità intellettuale, non è così impossibile capire dov'è. Minchia. Figo, io non manco mai di fare una merdosa stella del caos. Ci mette anche un anno. Ok. Vabbè, per il resto è andata benissimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 successi. 2 e un vantaggio, una classifica. Allora, la Santa Barbara la individui effettivamente, come presumeva Barin,
non è un edificio sopra alla torre sud, ma c'è di nuovo un ingresso che porta sotto. Riconoscete appena sotto praticamente ai cannoni, c'è una parte che è chiaramente stata rinforzata rispetto al resto del, della torre. Intendevo lungo le mura, Santa Barbara. Sì, però non è stata messa sopra, fuori. No, sopra, non intendevo sopra. Vabbè, comunque. È lì. Dato che quando ti ho detto è stata costruita all'insegna del... Facciamolo in alto. Scusa. Fatta in alto perché così non ci arriva nessuno. La Santa Barbara è costruita praticamente tra la piattaforma dove sono i cannoni e la porta. Quella fascia lì... Ancora meglio. Per noi è ancora meglio. Esatto, per noi è praticamente come farli saltare proprio bene. Cioè, da sotto il pavimento. Esatto. Come del tritolo sul pavimento galleggiante. Esatto. Cioè, se ci arriviamo, Egan non so come la scampa. Boh. E vedete che non c'è nessuna piattaforma, cioè non c'è nessuna botola sulla piattaforma. Ci sono due ingressi un po' più lontani dai cannoni, forse per evitare che una torcia che cade per sbaglio faccia esplodere tutto. Non sono completamente degli idioti. Meno male. Ma quasi. Per cui c'è un ingresso più verso di voi, un ingresso oltre la porta per entrare nella Santa Barbara, okay, scendendo nelle mura. E da dove siete voi vedete anche chi c'è sulla piattaforma insieme a Egon, perché fino a questo momento praticamente avete visto solo Egon sul bordo che dirigeva le cose. Ci sono un paio di grossi orchi che stanno manovrando i cannoni. Vedete che ci sono un paio di nani, da quello che vi sembra. E c'è un'altra persona vestita, vi sembra abbastanza da battaglia, ma senza essere un guerriero. È un tizio che si è messo un'armatura per essere protetto mentre andava a fare qualcosa di pericoloso, ma che non è abituato a essere in mezzo al combattimento. Però lontano di spalle riuscite solo a capire che è un essere umano. Scendiamo dove? Alla Santa Barbara. Certo. Ti sembra molto strano che ci siano due nani con... Tanto li faccio saltare due pelle verde. Appunto, tanto li faccio saltare in aria, traditori. Uno è tuo fratello, però. Chi se ne frega? Meglio! Mi prendo la locanda. Così eredito la locanda, esatto. Sai che se eredi la locanda erediti anche me. Vabbè. Salverò mio fratello! Sai che è un dipendente lui, No, chiamo Olaf. E io sto ancora facendo il mio apprendistato. Esatto, anche erediti anche Ral, che dovrà comunque finirlo. Se mai ce la farà. Ma va, Ral, con tutti i danni che ci sono stati adesso, torniamo lì, è diventato il capo supremo dell'ordine. Non esiste sa fa niente, il subappalto. Se non dare fuoco alla roba, però è quello che deve fare un mago da battaglia. Quindi. Esiste il subappalto, non c'è bisogno di dica io direttamente. E ditemi che cosa volete fare. Vogliamo scendere, andare a Santa nascosto Barba, per far saltare tutti in aria. Sì, l'idea è quella, non la cambiamo. Allora fate un tiro di stealth. La difficoltà, purtroppo per voi, è 5. Posso usare uno stunt? Che puttana! Se mi racconti come. Usando... usando la mia fellowship, io so... più o meno durante un combattimento come si comporta la gente, il tizio probabilmente quello in armatura si sta guardando intorno nervosamente, gli orchi saranno concentrati sulla battaglia, Egon se anche lui si guarderà un po' intorno aspettandosi cose a sorpresa e cercando di usare la mia conoscenza intima della personalità delle persone, muovermi nei punti non nascosti ma fare tipo il kata della pistola di Equilibrium, no? Tutti i punti ciechi, muoversi sempre nei punti ciechi. Mandarci solo io? E la mia... mandare solo no, aspetta, e la mia analisi della personalità delle persone mi fa capire che non riuscirei io mai a avvicinarmi perché molti sono attenti e quindi penso, vale, mi sembra un'ottima idea. No, scusa, l'ho buttata lì. E allora però, visto che stavo facendo qualcosa, te le indico e uso exploit opening, che serve apposta per quello. Vai. Che è leadership, fellowship, quindi la difficoltà è non contro qualcuno, ma non c'ha difficoltà, quindi 3 sarà quella base, sì, che è 2. Ah, 2, quindi 2 è un nero.
2 è un nero, però sono 3. Sono 3. E userò anche questo per darmi due bianchi in più. Tre svantaggi sono questi e questi. 2, 4, 6, 8 successi. 8 successi. Allora, intanto tutti e due avete una manovra gratis. E tutti e due potete togliervi, vabbè, un token di ricarica. Però c'è una manovra gratis, quindi c'è una manovra in più. Sì, sì. Per avvicinarti. Sì, sì, sì. Ora il tizio si guarda nervoso a sinistra perché ha sentito un'esplosione. Perché i cannoni sparano. E quando spara quello di sinistra, il tizio si gira sempre verso i cannoni. Sì, ma si gira compiaciuto, non si gira preoccupato. Ah, ok, come se funzionassero bene. Sì. Cazzo, 5 viola. I 5 viola sono a causa dei due nani che ci sono sulla piattaforma, perché gli altri non stanno assolutamente badando a niente che avvenga all'interno della città. Quei due nani invece sono proprio lì messi a guardia per impedire che qualcosa arrivi sopra. Io userò la fortuna del gruppo, visto che mi sta aiutando anche lui, e due di fortuna miei. Beh, quanto gli ci vuole per arrivare? Quanto sarebbe? Gli serve la mia manovra gratis o può usarla per aiutarsi a nascondersi? Beh, se vuole arrivare subito gli conviene usarla. Okay, la uso e prendo anche fatica. Così uso più di una manovra. Questi due direi che è andata. Però c'è una vestita. Beh, giustamente cammini circospetto, quindi ci metti un pochino di più. Questo era un vantaggio. Sì, ce n'è uno anche là. Vai lentamente per assicurarti di seguire i momenti in cui i due nani si distraggono. Il cannone spara. Io gli spara, faccio un cenno con la testa di quando andare. Quindi è lento il tuo avvicinarti. Però riesci ad avvicinarti senza che qualcuno ti veda. E noti adesso qualcosa in più di questi due nani che sono sulla piattaforma. Sono nani del caos. Sono nani corrotti dal caos. Peggio dei traditori. Molto peggio dei traditori. Questi hanno tradito gli antenati dei nani, hanno tradito la pietra, hanno tradito tutto quello in cui un nano può credere per il potere. Presserò di più la polvere da sparo. E con estrema sorpresa tua, vedi che il tizio di fianco a Egon è Herr Star. E ti sembra che non abbia assolutamente senso che lui stia facendo sparare con i cannoni al suo esercito mercenario. No, ma io volevo far vincere l'esercito di mercenario, poi andavo lì e mentre Star ci invitava a cena tutti quanti gli tagliavo la gola. E magari sopravvive ad no. Meno male che non me l'hai detto. E non posso dirtelo, no, sono alla porta. E faccio per entrare dentro la Santa Barbara. La botola non è chiusa, anche perché ci sono delle caccole che ogni tanto fanno avanti e indietro per portare delle palle di cannone. Al momento le caccole non sono ancora nella fase in cui vengono verso la Santa Barbara. Se si avvicinano verso la Santa Barbara e mi accorgo che lui potrebbe venire sgamato, provo a tirare l'attenzione, però solo se sono certo che tipo viene sgamato. Se ne entra uno probabilmente gli può spaccare il cranio. Se ne entrano tipo in 3-4. Sì, in genere vanno in un gruppetto, anche perché una caccola solleva una palla alla volta, quindi. Quanto sono altre mura? Più altre di prendo la vecchia? Sì, sono una trentina di metri. Che mura sono? Sono le mura alla Warhammer. 30 metri e... sono perfettamente dritte o volendo ci si può scivolare? No, sono perfettamente dritte perché sono le mura alla Warhammer. Non so che dire. Secondo me non hanno senso, però. No, che non hanno senso, ma niente nell'architettura di Warhammer ha senso. Sì, è un soffio di vento fanno così le mura. E non stiamo giocando a Warhammer. Anche perché non hanno neanche i sottocamminamenti, quindi sono 30 metri di muro con sopra la gente che cammina sopra. Hanno sprecato tanto di quel terreno, di quel
Ma infatti sono estremamente spesse, non potevano non essere così spesse. Certo, se no non reggono 30 metri. Ma buono, entro dentro e la cosa da fare è fare il tiro di education, quindi tappo tutto quello che ho di intelligenza, per capire quale, come collocare al meglio le cariche per avere un effetto dirompente a triangolo verso l'alto, perché io so che il punto debole dei miei cannoni è il loro culo, che se ricevono un'esplosione da dietro esplodono loro stessi. Ok, dai, fai sta combo, speriamo che riesca, non riuscirà mai perché siamo i giovani minchioni, quindi adesso farei tipo fumble sul tiro più importante. Ma lui non è un giovane minchione. No, non sono un giovane minchione. È vero, lui è i giovani minchioni, lui... siamo io, te. Aspetta, aspetta, lui è un giovane minchione acquisito in teoria, ma ha preso, oggi ha preso il dado bianco del gruppo, quindi lui si rende parte del la gruppo. La fortuna del lo gruppo. Lo so, però non è un giovane minchione. Ma allora non puoi prendere la fortuna del gruppo se non sei un giovane minchione. Lo so, ma lui formalmente non è mai entrato nella confraternita. Lo ha fatto appena ha preso il punto. Difficoltà? Appena ha preso il bianco. La difficoltà per fare una cosa così precisa... sono 3 viola, che sarebbero stati quelli normali, e 3 neri, perché vuoi fare una cosa molto specifica. Ma morti guarda. Ma hai anche un bianco in più, perché il cannone l'hai costruito tu sapendo dov'è il tuo punto. E c'hai anche un bianco in più perché morti guarda. E bruciamo anche l'ultima fortuna a questo punto. Cioè ti sto tirando tutti i bianchi. Si può dare fortuna a un altro? No. No. Si era già provato. Puttana, e tutti i bianchi hanno tutti fatto i bianchi un bianchi voto hanno tranne fatto uno. Però questi qua, vabbè, questi qua se ne vanno. Vai. Ma non è andata malissimo, No, in realtà è una fase di svantaggio. 5 6 6 successi e 2 svantaggi. Certo che però hai tirato 7 bianchi e non hai fatto, hai fatto 0. 2 svantaggi e una clessidra. Ok, ci mette un po'. E arriva la caccola. E no, vedi che ne arrivano 4 di caccole. E quando stanno arrivando in perché 4 sotto. Io l'ho detto che prima si muovevano in gruppo. Sì, sì. Tu ci metti un bel po', quindi loro fanno in tempo a finire le palle di cannone e stanno tornando indietro. C'è, io che sono sicuramente un esperto più di robè di comportamenti umani o in caso mostroidi, se adesso io ne attaccassi uno sembrerebbe, per come siamo messi e tutto, un attacco verso la polveriera e quindi magari non mi seguono, oppure potrebbe funzionare come distrazione. Potrebbe funzionare, però sai anche che ti caricherebbero i nani del caos. Sì, ma anche tutti gli altri, le caccole e i nani del caos probabilmente verrebbero verso di te. Almeno uno dei e due. Allora nani. Provo a fare in un altro modo. Lancio il blessing di Mor. Scusa, io posso provare invece una manovra, cioè a farmi inseguire, sfruttando il fatto che sono magari più agile o più elfo. O più elfo. Puoi provare. Fai una prova di fellowship per vedere se riesci a raggirarli nel seguirti. Ok. Vuoi, scusa, no? No, allora se vedo che tu fai questo, io faccio una prova di education per vedere se so qualche parolaccia in pelle verde. Sì, hanno tutte molte K da dire, però sì. Ecco voi. Intanto. In aggressivo ve lo faccio perché. Giustamente, intanto rispondo a Mattia che chiede, come molti, da dove viene metallo. Viene, come abbiamo già detto altre volte, ma scriverò un articolo a questo punto per spiegarlo. Viene da una storia di Ratman in cui era coinvolto il Dottor Destino e in cui ogni volta che veniva detto una parolaccia, un insulto o un qualcosa del genere, veniva detto metallo e si guadagnava un pezzo di armatura. Noi l'abbiamo adattato un po' per le cose volgari in generale. Difficoltà? La difficoltà per sapere delle parolacce in orchesco è 2, cioè proprio il minimo. Sono la prima volta che si imparano le parolacce, dai. Come sempre, tutte le lingue. 3 svantaggi che vanno via con questi 3. Quindi uno stress. Devi concentrare. Ce li hai lì di là.
Non stai a smertire le parolacce. Sì, perché me le devo concedere per ricordarmi. Però sono 4-5 successi. Ti ricordi un bestemmione? No, la cosa peggiore che si può dire a un orco è scrocca, che vuol dire sei un amante dei nani. Ok, allora gliela suggerisco a lui e poi quando vedo è che... È peggio di una bestemmia. Gliele suggerisco a lui da nascosto, perché se lui si fa seguire immagino che io rimango lì e do supporto a Baren. Okay. Posso usare o charm o guile in appoggio alla mia felle? Guile, per ti prego. Beh, guile. Cioè, sarai un bonus, sì, almeno sì. Un bianco che ti do. Allora, le caccole, la difficoltà è 2. Vuoi farti seguire anche dai nani? No, io voglio. Lui ha il problema sulle caccole. Sono le caccole che stanno sicuramente andando verso di lui. Io, oddio, tanto io devo correre. Perché farti seguire solo dalle caccole è facile, perché sono piccole e stupide. Mm-hmm. Un nano del caos... Se vede che insulti e scappi. No, le caccole. Le caccole, perché tanto poi i nani saltano in aria con la sua manovra. Quindi ti gli do qualche bonus per evitare le parolacce? Assolutamente sì. Un bianco in più. Vai. Ok, quindi questo. La difficoltà è 2 base. Cometa. Cometa di Sigmar è un vantaggio. Vantaggio. Sigmar! Sigmar! Allora. Sigmar! No, quello deve. God Sigmar! Che ci sta perfettamente. Lanciando il tuo martello nello spazio. Esatto. Ti getti su un edificio a precipizio ci sta. È perfetto, perfetto. La forza, la forza. La forza vincerà. Inizia a urlare improperi e insulti alle caccole. Gli lanci anche dei sassi per rincarare la dose. E le caccole stanno partendo a razzo verso di te, passano di fianco al nano che guarda nella tua direzione, fa un veloce assessment della tua razza, della tua forza, okay. Vediamo adesso a te, tu hai fatto una cometa, giusto? Mm-hmm. Quindi la difficoltà facciamo che è 3 e loro sono estremamente aggressivi. Sono nani del caos. Sono sempre nani del caos. E facendo ai, alle caccole di andare. Occupatevene voi. Occupatevene voi. E i miei tiri lo sapete in questo gioco. Solo in questo gioco. Ma in questo gioco in particolare. Per cui. Perché Star Wars non eri così pessimo. No. Le quattro caccole ti iniziano a rincorrere. Tu senti qualche cosa correre vicino alla botola da cui sei entrato. Mm-hmm. E andare oltre. Ok. Quindi tu stai scappando, sì, lungo, sì, le mura. Io corro. Io sono sempre nascosto lì e tengo d'occhio se qualcun altro inizia ad andare giù. E inizio a preoccuparmi perché Baren ci sta mettendo un po' tanto. Baren ci sta mettendo un po' tanto. E Baren. Io pensavo entrare, perché per me si immaginava Baren che entrava, tirava una torcia e se ne andava. Ecco, cazzo. Perché non è un esperto di demolizione. Sì, no, anche perché sennò saltava anche Baren. Già. Così. Ma magari si sacrificava per il bene comune. No, oh, il bene comune non paga. Giustamente fa notare che Gianni potrebbe essere una caccola o almeno un pelle verde, perché amante dei nani è il peggior insulto anche per lui. Esatto, hai ragione. Vero. Grazie Luca. Grazie Luca, hai ragione. Io accendo la miccia e... Tu accendi la miccia e inizi a scappare. Prendo 2 stress per scappare, 2 manovre in movimento. No, ce l'ho, ce l'ho. Ok. È fatica. Stress. Sì. Sì, scusami. No, 1 allora, no, 2, non lo ricordo. Fatica, dipende quante manovre. Dipende in quanto vuoi stressare. E più di 2 manovre non posso farle, giusto? No. No, perché quindi non c'hai la sua gratis, no, extra. Quindi... O uso caso quarto shot per sparare al barilotto e mi danno 9 grazie. No. Se vuoi sparare al barilotto e farti esplodere insieme al barilotto, sei libero di farlo. Io non ti dirò di no. No, no, accendo la torcia. Beh, se io vedo che quando, se io ve lo vedo uscire fuori, faccio qualcosa. Vedi che sta correndo dietro alle caccole. C'è qualcuno che lo sta guardando? Mentre beh, scappa? Uno dei nani sì, e quando vede qualcosa che sta correndo, com'è, si mette a correre anche il nano. Ho dato l'azione sul
No, tiro di iniziativa, scusami. Sì, si mette a correre, adesso vediamo. Lui aveva preparato la scena prima. Io per primo, dietro quattro caccole che mi corrono dietro, dietro le caccole Barin che corre e un nano del caos che sta cominciando a partire tipo i 100 metri delle Olimpiadi. Esattamente. Aspetta, lui che... io sono nascosto tipo probabilmente dietro qualche cassa sul camminamento, però... no? Sì. Allora no, io preparo l'azione quando il nano mi passa di fianco. Ok. E mi faccio superare da Barin. Nella mia azione... come innesco metterei la Red Bear Cotkin, perché okay, così se faccio il danno a aria, anche se stanno scappando, è una, li prendo. È una Santa Barbara d'aria. Bella, bella, bella. Va bene. Quindi se Alarico non vuole fare nulla in questo preciso momento, ma vuole aspettare che... che mi passi di fianco. E allora iniziativa. Momento. Però prima l'azione. No, tiro la Santa Barbara. Cosa? La Red Bear Cotkin Santa Barbara. Perché così fa danno aria. Ma le cariche tu le hai già messe, caro amico mio. No, una carica d'aria su. Ah, ok. Vabbè, se vuoi lanciare anche una Red Bear Cocktail adesso mentre scappi, con l'iniziativa, vedi quando sei. Giusto. Tanto. Ma cosa fa rispetto a una polveriera? È poco più. 4 successi. Cosa fa rispetto a una polveriera che salta? Lo fa scoppiare, gli blocca la corsa e si becca la Santa Barbara. Ah, ma gliela vuoi tirare al nano? Pensavo certo, di tirarla dentro. Ma no. Ah. Voglio fare la Santa. Io uno mi ho preparato l'azione. Uno più uno. Allora, lui fa 2, tu quanti ne hai fatti? 4. 4, quindi sei prima, strano. Cutalion? Ah, devo tirare? Beh... e tra l'altro mentre tu stai correndo si sente tre successi. Che bello che ho giocato questo personaggio tutto sull'agilità non sapendo che era anche l'iniziativa. Le caccole ultime. Che grandi. Meno di Alarico. Il nano del caos no, è a metà. Barin. E Barin, se vede il nano di lui mentre esce dalla botola, fa così. Fa una mossa d'ombrello e si lancia dietro la Red Bear Cotkin. Vai, ma... dato che lo stai facendo in movimento, hai un nero in più. Va bene. Difesa di chi ho dietro. La difesa del nano... che lo so chi ho dietro. Sono... 3 viola e 2 neri. Stio. Direi che è andata bene. Grazie. No, scusi. Si figuri. Successo. Fallimento. Successo. C'è un vantaggio in più lì. Ci sono 5 vantaggi, ma nessun successo. Esatto. Beh no, aspetta, no, c'era un successo. Perché? No, perché la stella del caos l'avresti tolta con un vantaggio e quindi era un successo e 3 vantaggi. Ok. 8 danni ed è ad aria. 8 danni. Vedi che il nano continua a correre attraverso le fiamme mentre dietro di lui inizia ad esplodere la Santa Barbara. Che bastardo. Mi passa di fianco. E no, perché prima tocca a Cutalia. Ok. Quindi no, ancora io continuo a correre. L'unica cosa che voglio fare è guardare ai lati delle mura se c'è qualche scala d'assedio dell'esercito assediante per buttarmi giù da quella. No, un'altra delle cose strane di questo assedio è che sono solo ammassati lungo le porte. Lungo le porte. È un assedio che non ha nessun senso d'essere. Esatto. Non è un assedio praticamente. Ok, è una finta. È un finto assedio. È una finta squallida. Sì, ma magari perché Star sta inculando Icon. Sì, sì, è possibile, che ne so. O pensa di. Esatto. Oppure stanno solo testando i cannoni su carne da macello. Okay, strano. E allora. No, perché Airstar ha avuto tra l'altro qualche anno per provare i cannoni. Cioè, infatti. Prima di regalarli lui alla città. E anche questa è la cosa che ha, soprattutto a Barin. Pare strano, perché lui sa che l'ha costruiti per restare, quindi se quei cannoni sono qua è perché lui li ha dati alla città. Sì. Quindi lui si aspettava, io pensavo dentro e quei cannoni proteggevano la sua città. E lui è dentro. E infatti, non mi torna, perché lì in cima? Ma l'esercito sta cercando di entrare? Sì.
E c'è cannoni che sparano. O stanno fermi sotto a difesa della porta. Nessuno di voi ha guardato direttamente sull'esercito. Avete visto da lontano un pezzettino dell'esercito, la parte indietro. Quindi magari non è chiaro. Sta accumulando e sta sparando contro altra gente. Non vediamo dove sta sparando. Tra il fumo e comunque, io cannoni. Ho visto Egon, era sul tu sei quello che mi passa il fianco mentre sta esplodendo tutto? No, perché sta ancora Cutalion. Ah, ma è... Fa corri e basta? Vediamo un po'. Corro e provo a fare una stunt. Vediamo se me la... Dica. E io voglio utilizzare la mia atletica per sostanzialmente... colpire, tirarmi dietro le cose mano a mano che passo. Trovo una cassa, manata la cassa, la metto in mezzo al percorso delle caccole in inseguimento. Ok. Per dargli fastidio. Così me lo troverò anch'io. Atletica, forza. Difficoltà? Difficoltà per questo stunt che è abbastanza semplice, 2, però con anche 2 neri perché sulle mura è difficile trovare così roba, tanta roba, esatto, da buttare. Giusto. Qualcosa però hai trovato. Sì. E lo piazzi anche abbastanza bene. Un successo o un vantaggio? Praticamente riesci a buttare abbastanza roba per terra da creare un altro po' di spazio tra te e loro mentre corrono. Ok. A questo punto il nano passa di fianco ad Alarico. È appena uscito da un'esplosione, immagino che sarà tipo con le braccia davanti alla faccia. No, sta correndo come Terminator in mezzo alle, alle fiamme. Quanto è grosso no, fisicamente? Più grosso di un nano. È alto come un nano, ma è massiccio come un orco. Okay. Gonfio dal capo. Posso provare a capire... Vedi che dei tentacoli gli escono da sotto la barba al posto dei, okay, della tipica barba da nano. Si allungano delle protuberanze. Quanto sono larghi i camminamenti? E cose? Abbastanza, perché per essere così alte devono essere molto larghi i camminamenti. Quanto è alto il bordo? Il bordo sarà alto un metro e qualcosa. È pensabile che mentre mi sta passando di fianco, se io lo spingo o con una cometa o con la mazza ferrata per spingerlo giù dalle mura? Con la mazza ferrata assolutamente no, perché sei una sega rispetto, esatto, a lui. Quindi quello scorre. Però la cometa in teoria fa enormi danni. Posso limitare i danni per dargli impatto? E allora mentre mi passa di fianco faccio Sigmar! Però non così, così. Sì, tipo bullying, ragione. Tipo bullying! Sì, allora, voglio prenderlo per scagliarlo giù dal parapetto, visto che mi passa proprio di fianco. Sì, non è un tiro sull'agilità, ma sulla sua robustezza che non viene buttato a terra. Ragione. Quindi la difficoltà è 6. 6 di robustezza? Eh? Però sono aggressivo. Allora c'è qualcuno con 6? Ho scoperto adesso di sì. Ah, rivediamo tutto. No, come c'è? Io c'ho 6. A monte, sì, no, lo so, ma tutti i mostri che avevo visto finora, anche gli orchi sciamani, tutto aveva 5. Mi tappo il palo. Fino a che non sono arrivato ai guerrieri del chaos. Ah, io c'ho 3 punti fortuna, giusto? Sono a sessione. Sì. Sì, ne uso 3. Vai. Posso, no? Una pletora. Ti auguro di fare di non fare come i miei. Niente roba gialla. Sono 6, 3 gialli. Ecco, sembrava. Ok, devo vedere se sono tutti bianchi, perché 5 sono miei e 3, sì, ok. Tutti viola e poi ne dovrei tirare uno in più. Ok. Devo tirare anche un bianco in più. Perché okay, per proteggere il gruppo. Tirerai un bianco e un viola in più perché abbiamo finito i dadi. Non riesco a agitarli nella mano. Non ho avuto problemi anch'io, effettivamente. Meglio. 6 e 7 7 in successi. 1, 2, 3, 4. 5 6, mm-hmm. Quanti ho fatto? 7. Quindi questo è un successo. Devi tirare ancora un viola però, eh. E un bianco. Per adesso siamo a un successo, un vantaggio, 2 comete. Sì. Due successi e 2 comete. Tra l'altro la cometa non sono 3, scusate. No, perché uno è stato assorbito, sì. Quindi, vabbè, in teoria sarebbero 5, 12 che ignora 12 danni che ignorano il soak. Però non voglio, cioè se possibile non voglio fargli danni, voglio proprio centrarlo tutto nell'impatto. È una cometa di forza. Sì. E tra l'altro riguadagno, avendo fatto 2 comete, guadagno 6 di favore, quindi riprendo tutto quello che ho speso per la cometa. Ma con 2 comete. Lo scagli di sotto, io adesso faccio solo un tiro di agilità per vedere se si attacca con una mano al bordo mentre siamo sta tutti... cadendo, perché è anche la sua azione nel frattempo. Beh, la difficoltà sarà dipendente dal mio.
la mia esplosione, magari l'ho scagliato 6 metri là dove si attacca. Gli devi far sfondare un pezzo di muro anche. No, a palombella. Ma che a palombella? Hai detto che è alto tanto così il muro? Ho detto che è alto un metro, è un nano, non è tanto più alto. Cioè il muro è poco più alto, più basso. Io pensavo gli arrivasse, giusto, perché è un nano. Pensavo gli arrivasse appena sotto la cintola e quindi era facile cappottarlo. E no, gli stai facendo sbattere la testa sul bordo. Sfondando il muro perché gli hai fatto 12 danni e 2 comete. Però... Due comete, perché tra l'altro è la cometa gemella di Sigmar, quindi ha due mani. Due in una. Ho fatto due comete sulla cometa gemella di Sigmar. Fai una cometa del caos. Una cometa del caos. No. Però ha fatto 5 svantaggi. Però fa... E corro dietro le caccole. E dopo un po' senti splotch. Perché sono sempre 30 metri. Sto correndo dietro le caccole. Questo è l'unico morto ufficiale segnato dall'esercito di Star fuori dalle mura. Esatto. Quindi l'unica. Ti narreranno leggende di come ha fatto qualcuno. Se non quanto sono duro d'accordo. Round? Sono più o meno come quello di D&D, quindi 6 secondi. 6 secondi, allora ci vuole 2 round o 3 perché poi muoia. Esatto. Però tanto state tutti correndo, quindi esatto. Stia, sì. Beh, no, 30 metri non li cade, non caschi in 10 secondi, No, 30 metri li fai un paio di secondi. Sì. Comunque, lo senti andare di sotto e dopo un attimo... Fai quasi 150 metri in 6 secondi a caduta libera. Sì, è radice di 6. E... Alarico. Non ha picchiata. Alarico. Ah, corro dietro le caccole. Corri dietro a Barin. Le caccole? Sono davanti a Barin. Sono davanti a Barin. Ah, giusto. Corro dietro a Barin. La classifica attuale della maratona è Cutalion, caccole, Barin, Barin, Alarico. Cioè io rincorro le caccole sparato. Ah, allora io mentre sono tocca a me faccio... Qua, qua, sulla sinistra, è più veloce. E cerco di fare... Exploit opening. Fa veloce 3 6 che bella. La difficoltà è niente, quindi 2. La difficoltà è niente. Attenzione. Sono 4 vantaggi e un successo. 4 e uno svantaggio. 4 successi e uno svantaggio. Che cacchio ho detto? Scusa. 4 vantaggi e un successo. Un casino. Sono come i dadi della di manto. 4 successi e uno svantaggio. Uno svantaggio, no, me ne servivano 2. Sia tu che Cutalion. Ah no, devono essere vicini. Solo tu. C'è una manovra in più e puoi togliere un recharge token da qualcosa se vuoi. Ottimo. E a noi che servono le manovre in più? Siamo noi quelle esplosioni al culo, no? Sì. E ma io non posso darmela a me. Ah no? No, up to 2 allies. E io poi mi faccio 2 manovre prendendomi uno di fatica e correndo. Ormai impari a Barin perché gli ho dato una manovra gratis a lui adesso. Io ne faccio 2 di movimento, dovrei raggiungerlo, no? Stiamo andando insieme. In realtà lo... Un sol passo. Lui era avanti di 1 a meno. Sì. Io faccio una mia manovra e arrivo pari a lui. Sì. Lo ispiro che gli dà una manovra gratis. E quindi correte e io mi sposto di un'altra manovra. Ok, sì, giusto, giusto. E arrivate quasi vicino alle caccole. Quando la Santa Barbara dietro di voi... Sentite una gigantesca esplosione. E fatemi tutti... Fatemi tutti la prima kill seria dei giovani minchioni. Fatemi tutti un tiro di agilità per vedere se venite buttati a terra o di sotto, peggio. Ah, visto tutti i successi, ho messo anche qualche petardino per festeggiare. No. Veramente una prova di agilità? Eh sì. Sei certo? Eh sì. Non posso usare la mia santità. Magari Mor lo protegge. Vuoi anche tirare una difficoltà che è 3 o... No, grazie. No, grazie, certo, tira la 3. Hai detto vuoi anche? No. Porca puttana. Un fallimento e 2 stelle del caos. Tu voli di sotto. Come faccio a volare di sotto se ce l'ho alle spalle? Il 30 metri. L'aria. Non di sotto, mi schianterà avanti. Hai fatto 2 stelle del caos.
No, ok, ma mi sfugge proprio la meccanica, come fai a finire meglio, lateralmente. Meglio un detrito. Stai correndo. Adesso vediamo cosa succede. Arriva un detrito. Perché l'onda d'aria è una puttanata. Sì, non ti può spostare. L'hanno dimostrato a Mythbuster. Okay. Cioè, che saltavano con l'esplosione e non si muovevano di una cippa. Ma questo non è Mythbuster, questo è Warhammer, purtroppo. In Warhammer funziona come tutti i film d'azione. Esatto. E se salti, c'è l'esplosione, ti scaglia avanti. Però avanti. Un successo e un vantaggio. Piuttosto mi prendo un macigno in testa, ma di sotto mi sembra un po' strano. A meno che le mura non facciano un angolo di 90 gradi subito lì. Eh sì, proprio lì. Ok, va bene. Così ci sta. Così mi va bene. È la fine della Santa Barbara. E mentre precipito dico, prendo la vecchia. Questo era un vantaggio. Due svantaggi. Allora, tu ti prendi una ferita. Ok. Per ogni svantaggio. Tu quanto hai fatto alla fine? Un successo e un vantaggio. Un successo, bella per te. Rob, tieni, due ferite critiche. Per la caduta? Le mie sono normali. Le tue sono normali. Solo? No, detriti. Non sono caduto di 30 metri. No. Caduto di 30 metri, sei morto. Se avete detriti, aspetta, quale mi hai dato prima? Scegli la tua a caso. Scegli no, a caso. È random che decidi. Quella. Grazie. Ah, ok, finché non è curata. Questa è 0, ma finché non è curata, ogni giorno peggiora di 1. Che a un chierico non è un problema. E l'altra, per quello te l'ho detto quale prima, perché tutte le critiche che subisci dopo di questa sono peggiorate di 1. Ho scelto bene! E mi trascino avanti. Praticamente ti ha un pietrone in testa e c'hai un aneurisma che si sta gonfiando. Meglio un pietrone in testa che una pietra. Ok. E mentre i detriti finiscono di cadere e il fumo alzato dalla Santa Barbara praticamente copre gli orchi, l'esercito fuori, la città, e si sta espandendo una nube abbastanza nerastra, chiudiamo questa puntata di no, sul cliffhanger. Sì. Chiudiamo sul cliffhanger questa puntata di Warhammer. Chissà che cosa succederà, chi uscirà dal fumo la prossima volta. La forma demoniaca di Igon. Vabbè, l'importante è che abbiano ucciso tutti gli altri. Quello che avete ascoltato era Fumble. Per una volta è andata più o meno secondo i piani. Sì, incredibilmente sì. Penso che sia una delle prime volte dopo la prima puntata. No, tipo la terza puntata in cui abbiamo fatto per scappare i cultisti. Sì. Penso che questa sia una delle prime volte in cui un piano funziona. Entro le 300 puntate è andata bene, dai. Forse per un motivo, ho detto vado da solo. Sì, se tu non fossi andato da solo, riuscire a passare inosservati dai due anni sarebbe stato. Beh, la cosa bella è che uno guarda, tipo magari Critical Role o altra gente che gioca, e vede che c'erano delle pianificazioni pessime, no? E dici, cazzo, ci fossi io, non saremmo fatto tutte queste cazzate, eccetera. Poi io vorrei vedere, in realtà ognuno pensi al suo gioco, con i suoi amici che gioca, e voglio vedere se a voi i piani vi vanno sempre così, perché su tutti quelli che ho ascoltato e visto, non ne ho mai visto uno dove andavano sempre come... No, è vero. In particolare a Fumble. In particolare a Fumble. Non vanno mai. I piani vanno improvvisati con un tizio di intelligenza. Adapt, improve, evolve. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo in Italia. Ci trovate su Fumble GDR. Ma non più l'ultimo. No, non più l'ultimo. E non è anche l'unico di QWERTY o di Beh, Fumble. Beh, no, in realtà sì. Perché? Dal vivo così, perché gli altri fanno parte di Fumble. Ah, vabbè, ok. Ma quello è il piccolo network di Fumble. Sì. Però, diciamo che c'è anche Epoca... Che adesso di cui è uscita la terza puntata di Discendenza, che è questa nuova stagione, e se non l'avete ancora ascoltato andate a ascoltarlo, sì, lo trovate su iTunes, lo trovate nella pagina di QWERTY, lo trovate cercando Epoca il podcast, lo trovate cercando Epoca GDR, lo trovate andando su QWERTY.it o su FumbleGDR.it. Molto interessante anche il sistema che stanno usando, che è un sistema tutto custom, esatto. Scritto da Pietro e adattando un po' il sistema di 20, ma del di 20 non ha nulla se non si usa il dado da 20. Esatto. Più o meno. C'è tra l'altro sulla pagina Facebook di Epoca un documento per leggere il regolamento, dato che l'hanno chiesto in molti, potete andare sulla pagina Facebook di Epoca, trovare il regolamento, leggerlo e anche dare dei feedback se volete provarlo, se volete fare da playtester del sistema, è tutto grasso che cola, come si usa dire.
Trovate anche SideQuest, che è il nostro spin-off ufficiale, in cui adesso si gioca a Knights Black Agent, nella prosecuzione della saga di The Complex, che è iniziata con Dread e per andare poi subito su Tales from the Loop. Prima o poi faremo la seconda e probabilmente conclusiva, poi chi lo sa, di Koboldi. Assolutamente, potrebbe perché anche essere iniziare, molto presto. Sì, perché poi iniziamo... E poi quando sarà finito Warhammer, che la cui fine arriverà molto presto a questo punto, perché ormai tutte le carte sono state messe in tavola, letteralmente, in questo gioco anche. Non c'è più spazio per mettere troppe carte in tavola. Conta che io le ultime due sessioni, i sei punti, li ho messi tutti e sei per alzare una stat, perché non c'avevo voglia di prendere altri poteri, non ce la potevo fare. Già me ne perdo metà adesso. Esatto. E dato che non abbiamo più spazio dove mettere le carte, Warhammer arriverà alla fine e si inizierà a giocare Warhammer con Boldi e poi la leggenda dei cinque anelli. Io ho un personaggio bellissimo di cui abbiamo anche il gioco di carte da provare a come quel gioco. Tra l'altro, se vi piace GDR, visto che chiaro, non abbiamo giocato in personaggio, però abbiamo letto tutte le carte, fatto un po' di ambientazione, andate ad ascoltarvi Betrayal e Baldur's Gate. Sempre noi quattro fessi abbiamo giocato a quel gioco. Posso dirvi solo che Claudio è un infame. Quindi... Vabbè, ma si capiva già da chi mi conosce lo sa, e poi dalla copertina della puntata. Quindi se volete vedere Claudio infame, non diciamo com'è andata, ma è infame. Però se volete vedermi infame ma senza sapere come andrà a finire, potete andare a ascoltare Vampiri, in cui sono stato anche più infame. Perché lei è stato deliberato. Sì. Non è stato il gioco a decidere di farti l'infame. No. Oddio, aspetta, ho deciso io. Com'era il personaggio? Nezumi. Ovvero Zlatan. un Ravnos buono e un Ravnos morto. Non esiste un Ravnos buono. Neanche da morto, perché un Ravnos è già morto. Però i Tremere lo possono far diventare buono da morto. Il più bello. Non ha funzionato. Perché non sei morto. La faccia. Come si chiamava Lola? Fuketsuna era bellissimo. L'altro bellissimo vampiro che ho fatto. Fuketsuna era molto bello. Cioè, il re degli psicopatici. Sì, assolutamente. Però puoi mettere avere una faccia. Però la faccia che cammina e ti parla. Sì. È tutta un'altra cosa. Signori, abbiamo altri annunci da fare? Della Nidcon il 17 febbraio, ve l'abbiamo già detto. Ascoltate in radio settimana prossima in Rai, perché verrà fatta un'intervista su Fumble. Vi faremo sapere l'ora esatta di quando sarà questa intervista. Faccio la scena così. E basta, che dire, ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble. Yes! Fumble! Buonanotte! Oh.